Ma fai male veramente, ma questa è pazza, fai piano, oh, che c'hai i piedini delicati. Deve essere un massaggio rilassante, figlia mia. Tu pare che stai suonando la batteria. Su, signor, però non vado così, che non è niente. Ma che non è niente, sciocca, che non sei altro. È successa una disgrazia terribile. Oh, mio figlio, ti rendi conto? Mio figlio Franco sta un'altra volta male con i nervi. Ma esattamente, vostro figlio Franco, ma che vuole? Che cosa? Vostro figlio Franco, ma che vuole? Vola, mio figlio Franco. Vuole. No. E che è un uccello, che vuole? Vuole, vuole. Ah, vuole, che vuole? Ah, che vuole, vuole. La U, dimmi la U. Vuole. Vuole. Che vuole. Mio figlio Franco, che vuole? Come te lo spiego, sei talmente ignorante. Ecco. Mio figlio Franco è un ragazzo troppo intelligente, perciò soffre. Che non ce lo so che è troppo intelligente, signore. Non ce lo so. Ma chi le va nominato per tutto il paese? Ma che geloso, che è geloso? Di che? È geloso? No. Francese? No, non ce lo so. Un geloso che è un geloso? Non ce lo sapere. Non ce lo sapere? Ma che sei indiano, mo? Non ce lo sapere. Come parla brutta, che brutta lingua, mamma mia. Fate sciacquo con bicarbonato, magari migliori la sera. Ah, ce lo so, che accendo sulla O. Non ce lo so. Esatto. Non ce lo so. Lo, così va. Ma che ci vuoi sapere? Il paese, queste quattro capre ignoranti. Cosa vuoi che capiscano del male di vivere di mio figlio? Eh? Io e mio marito non dovevamo venire a vivere qua, per carità, non siamo, non è giusto per noi un ambiente, mio marito, un professore di latino e greco, colto, tu adesso lo vedi così, ma era un uomo normale, diciamo quasi normale, ecco. Capisci? Colto, ma capisci qualcosa di quello che dico? Sì. Ma sei sicuro? Che fai solo che la capire che è? Ma pare quei cani dentro le automobili con le capa. Che sei sbomba? Dai, sbomba sta capa! E non fare solo così che mi metti ansia, ma pare mi stai facendo venire una cosa in stomaco. Oh, fermati! Esprimiti, non so, dammi un cenno che stai ascoltando, dimmi. Ah, ecco. Mostra interesse. Ah, sì, ovvero. Nella tua lingua, ma provaci. Riuscite a fare i versi nella vostra lingua? Sì, sì. E allora provaci, santo cielo. Mi sembra di parlare al muro. Con te sei senza offesa per un muro, per amore di Dio. Dicevo, mio marito è un uomo colto. Ah, sì, ovvero. Ma dragi, uno schiaffo! Ma ti do uno schiaffo con questa zappa qua, vedi? Ma che mi fai la filastrocca una cosa alla volta? Vabbè. Dicevo, è un professore di latino e greco. Ah! Colto, sensibile. Sì. Perciò me lo sono sposato. Ovvero? Ma basta, basta! Mamma mia! Per carità. In sintesi, sì. Avere un figlio troppo intelligente è veramente una croce. Non è il problema di tua mamma, per esempio, sì. Non esiste, capisci? Beata lei, brava donna, cambia un po' queste carote che stai a mezz'ora. Signore, io però queste dentro agli minestrone non ce le posso mettere, E perché? Dove perché questo? Sotto ai piedi, fagli un massaggio. Fagli ma che le gliugliu? Si ammorbidiscono, scema, si cuociono prima. Tu basta che non lo dici agli ospiti, hai capito? Vai ad aprire la porta, vedi chi è, non fare entrare strani, per carità, con questa... mi alza i piedi da terra, mamma mia, ma che si, non ciuci. Norma che strusciano a terra, mamma mia. Chiara! Chi è? Chiara! Chi è? Chiara, sono io! Chi sei, vattene? Sono arrivo. Celeste! Hai cambiato colore, vattene, voglio vedere più! No, sono sempre io! Arrivato dopo un'ora! Mia sorella Celeste, sono sai arrivata. Chi è mia? Sai, ci sto parlando! Mia sorella Celeste, l'ho chiamata un'ora fa! Te l'hai chiamata tu, giusto? Sì. Correte, perché mia sorella... come hai detto, vostra sorella sta morendo! È una corsa! Un'ora ci ha messo per arrivare! Uno, ma vattene! Soccorso! Soccorsa! Io! Soccorso subito! Soccorsa subito. Che sei nata italiana, uno bravissimo. Che sei l'italiana, bravi. Ma che sei corsa su, è corsa subito, è corsa. Se guarda, ha chiamato un'ora fa, ma sei sicuro che hai telefonato a lei? Come no? Com'è di? In sta lingua, com'è fa? Che cosa hai detto? Com'è? Corid! Come? Corid! Ha ragione lei allora. Scusa. Io ho detto avete sbagliato. Certo, chi è sto quinto?
Quit, chi è? Casa Quit, chi è qui? No, ci ho detto decore. Ci ho detto decore? Decore. Mamma mia, ci ho detto decore. Non ho capito. Ci ho detto decore, cinese quasi. Ma come, ma dove l'hai messo? Ma io non lo so, ci ho detto decore, poverella, allora ha ragione, mi aveva una brutta figura. No. Io l'ho saputo al mercato. Niente di meno. Cioè che sta notizia è arrivata al mercato? Sì. Cioè l'hanno tradotta al mercato? Non lo so se l'hanno tradotto. C'erano gli interpreti al mercato? Sì, sì, viene così. Viene così, gente che la capisce. Cose pazze, ma che stavi comprando al mercato così importante, tale da distrarti dal soccorso per tua sorella? No, Chiara, è un po'... No, niente, la spesa normale. Ma così no. Potevo morire. Arrivavo direttamente per i funerali. No, no, quali funerali, no. Non venivi ai funerali? Sì, veniva ai funerali. Ah, ci piaceva venire ai funerali? No, ma quali funerali, Chiara? Che stavi comprando al mercato? Un poco di verdura. E friariella, no, faccia no. mia. No, spinaci. Non ci spinaci. Credi, spinaci non ti piace, no, c'è il ferro dentro, ci si appesantisce, sta scemo, si crede che il ferro è proprio il ferro. Così basta. Però fa ci bene. Il ferro no, perché mi faccio più pesare. Ma fanno male le gambe, capito? Fanno male le gambe, ho finito, dice fa rumore in casa, sta scena. Ma che è successo? Ma che è successo? Una disgrazia gravissima. Sì. Sì, mio figlio Franco sta un'altra volta male con i nervi. Che come si è agitato, hai visto? Niente di meno. Questo è degno, mio figlio Franco, solo di un... Uno si aspetta, tu che dici, no? Sì. Tu che dici? No, dico... Quando ti ho detto che mio figlio Franco sta male con i nervi. Tu che dici? No! Prima, non adesso! Ma mi volete farci pazzo stamattina, che già sto male? Volete che mi scoppi questo povero cuore? Mamma mia! Allora! Che sta male con i nervi? Sta male con i nervi? Ha avuto una ricaduta. Ha ricaduta? È caduta! Ma non si può avere una persona normale che parla italiano? Possibile, come mai questo destino oggi, quest'incubo? Una ricaduta! È caduto un'altra volta! Ma è scemo proprio! Ma sei scemo! Ma leva questa ricaduta, leva, cancella! Okay. Mi ha scritto una lettera, me l'ha lasciata stamattina sopra, mamma mia, le sono venuti i nervi! Me l'ha lasciata, per gusto in mano tu! Me l'ha lasciata sopra al tavolo, sì. Sono scesa per fare colazione come ogni mattina, ma chi vuoi mangiare? Quei cinque cappuccini si sono bloccati, come posso? Perché ne bevevo uno, se bloccavo ne bevevo un altro per farlo scemo. Sono tutto cappuccino, da qua a qua. Guarda, leggi tu stessa, c'ho un mal di testa. Fammi prima un poco, un poco d'acqua e Novalgina. Ci penso io, due dita d'acqua, e tutta Novalgina, per carità. Ci penso io, perché altrimenti se non viene su cosa sta Novalgina, ma d'altra parte me lo dovevo aspettare. D'altra parte me lo dovevo aspettare. Povero ragazzo. Povero ragazzo. Quello stava così bene con i nervi. Quello stava così bene con i nervi. Adesso siamo un'altra volta punte a capo. Povero ragazzo. Povero ragazzo. E chiup de chiapped. E chiup de chiapped. Sono una deficiente. Sei una deficiente? No, signora! Ecco fatto! Signora! Se era un pezzo di legno, te la tiravo in fronte, te la tiravo. Ma che ho detto? Mi servono per il minestrone, hai ragione. Che ho detto, Chiara? Che hai detto? Mi stai pigliando in giro stamattina? No, ti sto assecondando. Ma ha pigliato per pazzo, ma a seconda. Povero ragazzo, ti dicevo, ma d'altra parte il cervello umano, queste aveva ragione, mamma. Cervello umano. Che ne sai tu, lo cervello umano? Aveva ragione, mamma. Aveva ragione, mamma. Ma comincia a ripetere un'altra volta. Come diceva mamma? Come diceva. Mamma mia, che esaurimento. Mamma diceva. Mamma diceva. Mamma diceva. Mamma diceva. Benissimo, mamma diceva. Peccere. Peccere. A chi lo diceva Peccere? A te. In questo caso a me. A te. A te mai. Che sei sempre stata vecchia. Mi diceva Peccere. Peccere. A capo che stai? A capo che stai? Continua. No, continua tu. Continua tu, prima io lo scannetto e te lo tiro in fronte. Continua, avanti. Come diceva, a capo che stai? Una sfoglia. Sì. E basta. E faceva la pasticcera, mamma. A capo è una sfoglia. Una sfoglia e cipolla. Cipolla, sì, hai ragione. E come rispondeva papà? Rispondeva papà.
Ma che era muto, papà? Ma te li ricordi a mamma e a papà, tu? Sì, tengo pure la fotografia. Oh, ma sei scorda, capite? Nella fotografia con papà scrivani si mette, cosa da pazzi. Papà diceva. Papà diceva. Ah, Catarì. Catarì. Che era mamma Catarì. 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 Che morisce sti sì, parola. Fatele fuori. Manna fuori. Vattene, va. Catarì era mamma, no? Sì. Diceva Catarì come ha ragione. Gli dava ragione, sì. Ma d'altra parte è vero. È vero, diceva, a capo che stai. Ma quando la vaccina stai mettendo da suo bicchiere? Sei a leone che metti a gocce. No, Chiara, sto contando. Non è vero perché stai parlando con me, come conti? Con la coda dell'occhio. Sta bruciando. Quante gocce hai messo? 25 e mezzo. Siete che bugiarda. Ma perché si sta a mezza goccia? Sì. Va bene, com'è fatta? È una goccia che non è... chiatta. E com'è? Ma questa è proprio inibettita. Vai ad aprire invece di ridere come una scimunita. Vai ad aprire, non fare entrare estranei. No. Come devi dire? Chi è? Come devono rispondere? So io. Io quando la caccia è troppo tarda a questo. So io, devono dire il nome, so io. La testa mi scoppia. Allora? Che? Oddio signore! Che è successo? Mamma mia! Mamma mia! Ma fatti su Babadu! Che ridi, scema! Che è saltato! Mamma mia signore, che è successo? Ho visto come mi fa! Mamma mia! Un diavolo per capello proprio! È un canguro più che un diavolo, signore! Mamma mia, sta cazzotto che zom, diavolo! Chiedo scusa, forse perché sono arrivato alle spalle, l'ho spaventato. Ma lei arriva sempre alle spalle! No, e la ragazza forse non ha avvisato che stavo entrando... La fare! Chi è? Mamma mia, mamma mia! Madonna, ma chi è là dietro, signora? È mia sorella Celeste! Sono Celeste! Non me la ricordavo, santo di Dio! Infatti! Ha cambiato colore stamattina. Avanti. Mamma mia, signora, mi è venuto un infarto. Guardi come sta bianco. Dai un po' d'acqua al dottore. Oh, grazie, signora. Perché... Ma io non c'entro, però. Ma che ho? Ho venuto a terminare. Grazie. Ha bevuto? Che? Ma che è amara? Come? È Novalgina. E perché mi avete dato la Novalgina, signora? Vi fa male la testa? No. E perché va la siete bu? E la signora me l'ha data? Ecco, ci prescrivi la Novalgina senza il mal di testa. Non gliel'ho prescritta io. E chi gliel'ha prescritta? È lui forse. Voi mi siete prescritta la Novalgina senza il mal di testa? Ma, scusa, ma perché la signora è un medico innanzitutto? No. Ma non ci vuole la prescrizione per la Novalgina? Non ci vuole la prescrizione? No. E allora bevi! Ma che bevi? Che fa? Posso un attimo, signore, scusa. Senti. Capiti come una scimunita. Che ridi? Ma perché mi avete dato la Novalgina, signora, che sto pure a digiuno? Ma non ve l'ho data, dottore. Come l'avete fatto con la mano così? Ma io già stavo con la mano così. Ma che c'ha, una paralisi a sto braccio, che c'ha? Cose da pazzi. Cose da pazzi. Quando ci hai messo 350 gocce là dentro? Quanti ce l'avete messo? 350? Cose da pazzi. Oddio mio. Allora? Allora, signora mia. Dottore. Ma era per voi? Era per me, fammi un altro poco sì, d'acqua e Novalgina. Cose da pazzi. Allora. Un dito d'acqua. È tutta Novalgina. Dottore mio. Mi dica, signora, allora come mi va? Mi sto adesso rimettendo un po'. Stamattina è stata una paura orrenda, terribile. Una paura? Che succede? Orrenda, terribile. Orrenda. E mio marito è scappato, come al solito, lui sì. Davanti al pericolo scappa. Ma d'altra parte sono fatti così i maschi, sa? Vabbè, e non è un problema suo. Per carità, certo. Come e non mi ha lasciata sola con questa povera disgraziata e miserabile qui. No, capisce niente, che voglia che capisci. Non capisce. Volesse il cielo e capisse. No. Mia sorella invece l'abbiamo chiamata guarita e non arrivava mai. Dottore, l'ho saputo tardi, era andata al mercato. Sentite che ha detto il dottore, ma come, è andata al mercato mentre vostra sorella un altro poco muore? No, dottore, io non lo sapevo. Ma io non ho parlato proprio. Te la vuoi immaginare? Te la senti che sta dicendo il dottore? Che non ho parlato. Ma come, è andata a casa a comprare i friarilli, Ma tutto spinaci ho preso. Ma che mamporti che avete comprato? Io non ho aperto la bocca, signore. Non date retta, torniamo a noi. Torniamo a noi, signore, ma io non ho parlato proprio. Chiedo scusa un attimo. Rosè?
Ma che stai facendo con quelle carote là? Un massaggio. Un massaggio lassativo. Ma perché lassativo? Non stai zitta invece di dire scempiaggine con questa bocca? Lassativo, ma che mi stai dando il purgante lassativo? E che lassativo? Ma che figura mi fai fare? Ci dice rilassante. Rilassante. Ma non parlare in casa mia. Ma se c'era una persona importante, una persona per bene, che figura mi facevi fare? Oh! E io sono fedente. È di famiglia lei. Ah, grazie, no, sembrava. Ma non so, questi extracomunitari vengono in Italia e non vogliono neanche imparare a parlare. Ah, ma quindi non è italiana la ragazza? No, è ciociara. Cos'è, mazza? È italiana? Lei impara a parlare che ti fa scadere il permesso di soggiorno, sai, dottore. No, dottore, per piacere, io tengo bisogno di lavorare. Ma non ci vuole il permesso di soggiorno dalla ciociaria? Ma già vicino. Ma perché gli avete detto che ci vuole? Sì, così sta più ubbidiente. Gli ha detto che ci vuole il permesso di soggiorno. E non piangere adesso. Cosa da pazzi. E fai la finta piangerella. Te conosco a te, la piangerella, questa qua. Dietro un fringo è cattiva. Vabbè, la lasci sta povera. Sono terribili, si riproducono, eppure incinta. Mamma mia. Vabbè, ma tutti si riproducono. Pure loro. Anche i sociari, allora. Anche i sociari, sì, ma che è una razza a parte? Ma che state dicendo? Questi è che stanno comuni, ma in Italia si riproducono. Ce lasci nei figli e se ne va. Ma quelle stanno già. Vabbè, lasciamo sta, signore. Se lo piglia il figlio, no, no. Ma che va a pigliare i figli dei sociari, signore? Ma che sa... Non ce l'ho adotta! Non ce l'ho adotta, no, ha detto. Non l'ho adotto. Non ti vuole, ha detto. Ma che... Non gli piacciono le donne, va bene? Signore, ma che state dicendo? È già prima... Che ci ha messo il pensiero. No, mi piacciono le donne, ma insomma, signora, per mi cortesia... può mettere una mano qui che me la tiene, grazie. Che cosa? Una mano in testa. E che rimanga con la mano così, signora? Perché mi sento i bollori, mi va via. E pia un poco d'acqua che metta la mano mia. Che... Dottore, comunque, allora, che ma funziona questo massaggio, vorrei sapere. Sì, è un massaggio cinese. Cinese? Ah. Che, sì, è un... evidentemente fa bene tutte alla carotide, che ne so. Alla carotide? Perché sì, mi sta diciamo, rilassando molto. Cioè, da laggiù fa bene alla carotide. Vabbè, che lasciamo stare. Mi sta a fare salire gli ufo. Però. Che ha detto? Che cosa? Che mi sta a fare salire gli ufog. Le foche? Lei capisce quando parla? No, non ho capito che c'entrano le foche. Sono le foche. No, mi sta a fare salire gli ufog. Ah, gli ufog. Il seno sarà gli ufog. Gli ufog, il seno, gli ufog. Gli ufog. Il fuoco, gli ufog. No, il, la, la. Ce ne avete gli articoli? Come facite regalo? Gli articoli... Da regalo. Vabbè, lasciate stare. È la buona qui. No, signora, sì, ma ti darei tanti di cucetti. La sta trattando malissimo. Il, lo, la, come dice, you, lo, lo. Sì. Un, gnu. Allora, ma così difficile il ciociare, signori? Io non no, lo so. È una lingua incomprensibile. Vabbè, comunque... Provate a chiedere come ha detto a mia sorella di correre e capirete. Come ha detto la sorella di correre? Curita. Curita. Che ne so, così. Vabbè, lasciamo stare, signor. Quindi adesso comunque state calma con questo massaggio. Ma dottore, non mi avete vista stamattina? Meno male. Avevo le orecchie che mi fischiavano. Come mi fischiavano? Proprio per favore. No, non complichiamo la situazione. Signora, adesso comunque sia... signora, parli con me, non parli con la ragazza. Che c'è. Oh, grazie, signora, sì. Facciamo una cosa, signora. Adesso misuriamo la pressione e vediamo se c'è qualcosa che non va. La prego, signora. Mi si seccano le labbra. E ci vuole un po' di burro di cacao. No, signora, che fa con quella lingua? Per cortesia, dovete poggiare la sedia. Se no facciamo una cosa... Ancora. Assieme, vediamo la volta. Un'altra volta la stavate pigliando. Va bene. La stavo prendendo un'altra volta, la stavo prendendo. Ma come ci arriva là sopra? Ma che faccio? Un salto, signora? Ah, pigliatemi un rospo, la piglia qua. Ma che rospo? Dite un canguro, il rospo, quando è brutto? Sarà pure bruttino, ma addirittura un rospo. Signora... Arriverà la principessa e lo bacerà finalmente un giorno. Come ci arriva a quell'altezza? Non lo vire che è corto! Non lo vire... Che la prendono in giro tutti quanti! Ma che? Qualcuno ci passa pure sopra perché non se ne accorge! Le male lingue in paese! Sì, ma di chi state parlando? Di lei, male lingue! Di me? In paese, il dottor Perello, quale asio yogurt! Ma chi lo dice? È un sacco di tempo che non lo vede, perché? Perché passa dietro alle siepi, cose pazze! Ma chi dice queste cose? Questi cattivi! Dici che ma lei che non ridi? Può, non può usare lo stetoscopio! Perché non posso? Perché tozzo per terra, cose pazze! Ma cosa da pazzi? Ma e non c'è niente da fare! Signora, ma... Non c'è niente da fare! Signora, mi dica i nomi di questi delinquenti, io li denuncio! E sono troppi le male lingue, oh, dottore! Madonna mia! Grazie, cara! Ma voi vedete che c'è? Ah, ce la fa a sedersi? No, pigliate lo scaletto, che mo mi devo arrampicare, è logico che ce la faccio! E poverino, quando
va dal barbiere, gli leva il seriolone dei bambini, se no un barbiere ci viene una scoliosi, povero. Ma chi? Si accomodi, dottore, non dia retta. Una cosa da pazzo. E uno e due? Ma che è uno e due, signore, ce la faccio? Mi dava una mano. No, non mi dia una mano, per cortesia, mi sta prendendo un'agitazione. E oppla. Oppla, vabbè. Ecco. È andata. È andata. Che qua, diciamo, tocca coi piedi, tocca. Okay. Ah, la male lingua, quella è mala lingua perché non sa parlare, perché dice cattive. Ha detto che non tocco? Sì. Guarda, mamma, io veramente ti faccio scadere il permesso di soggiorno, così impari. Ah. Ecco, vediamo. Avevate ragione voi, sti sociali. Dottore. Scusi, dottore, torniamo a noi. Torniamo a noi, sì, ma no, dottore, io sono così agitata stamattina, ho avuto una tale paura di morire. Addirittura. E mia sorella è sempre esagerata. Ma quale esagerata? Quello è il Padre Eterno che non ha voluto, ha detto: Chiara, non te ne puoi andare, ma scippamoci voi, capire qua che... Sei stata, mi ha tirata, mi ha strappata la morte, per mamma carità. Mamma mia, signore, che cosa c'è? Dottore, ma a me mica mi fa paura la morte. No, no, bene. Io ho paura del dopo morte. Ancora, cioè... Del il post morte. Ah, il... Ho paura che non se ne accorgono e mi seppelliscono via. Ma... questi discorsi! Ma l'avete fatto apposta, signora, a farmi venire? Dottore? Sì, signora. Vi siete dimenticato la borsa? No, veramente l'ho appoggiata sul tavolo. Cosa? Ve l'ho portata. E chi va a chiesto, signora? Così, se vi serve, già sta qua. E mo rimango con la borsa in mano. Che deve fare? Che ma perché parte subito il dottore? Sì, che va? Ma che parla? Ma che è la valigia, signore? Questa è la valigia? Ma è la mia borsa, che valigia? Ah, sembrava la valigia adatta a voi. Eh certo, io c'ho il cappotto, piccolo piccolo. Vediamo se la smettiamo, signore. So, le male lingue. E le male lingue, io le taglio queste lingue, signore. Anzi, oggi l'ho vista anche più alto, che si sarà messi i soliti tacchi. Ma quali tacchi? Che... A calotta vi siete messi. Che è la calotta, signore? Dice che voi vi mettete la calotta. Si, la prolungo, che... ma chi lo dice? Dice che... Eh? Che vinco sotto ci stanno i capelli. Sotto? Che ride? Ma che c'hai da ridere? Ci avete la calotta. E lì, batti le carote, ma vai dentro. Ma vedete che giornata che è schierata, signora mia? Ma ragazzino mia. Giravate il mezzo pallone sotto sopra, lo giravate e lo mettevate in testa. Sì, faceva l'elmetto, ma che state no, dicendo? No, è il super santo, so che comunque la sono per... Dicevo, dottore. Ma io vorrei sapere se le dite voi o le dicono gli altri. No! No, perché mi piace mettere zizzania, riferisco. No, è solamente dicevo, una piantagione di zizzania. Non ho paura della morte in sé, ho paura che mi seppelliscono viva. Quindi mamma ho pensato, se dopo morta, o presumibilmente tale, se mi tenete 5 giorni almeno, così, dove? Come si dice? Ma dove vi devo tenere? Prima di seppellirmi. Ma a casa? A casa. A casa mia? No. Che avete l'obitorio? Sì. Sì. Sotto casa tengo l'obitorio. Ma che state dicendo? Mi hanno detto il Perrilla c'è una casa fredda, ma non pensavo l'obitorio. No, una casa fredda, ma è perché... È l'obitorio, no, è un po' fredda perché è esposta a nord, signore. No, che ti hai cadavere. Mica vero. Ma scusi, ma per fare cosa? Per essere sicura che quando mi seppelliscono sono ancora morta. Sì, sì, dottore. A me mi tenete 3 giorni, sono più secca, mi ritiro prima. Sì. Ma faccia la pesa dei morti, signora, che okay, sa ok, ho un'altra idea. Mi seppellite col telefonino cellulare nella bara. Nella bara, ma per fare che? Per telefonare nel caso in cui. E a chi telefonate? A voi. A me? Voi, sì. Voi mi scrivete il vostro numero di telefonino sotto al coperchio della bara. Ma che cosa? Io mi telefono e dico, dottor, curita! E voi correte. Mi arriva una telefonata e c'era a mezzanotte, a me mi prende un infarto, signora. Va bene, vi chiamerò di mattina. No, come fate a sapere che ore sono sotto terra? Ha ragione, allora telefonate voi a me. Sì. Una volta ogni mezz'ora. Se vi rispondo sono viva, se non vi rispondo sono morta. Sì, e se trovo occupato... Sto parlando con voi. Ma che state dicendo? Ma di cosa, madonna, quella lì, sì. Saetta? È santo Dio. Mi si seccano le lingue. Signore, si secca anche la lingua così, se la smette di tenere la... E il nervo. Comunque lei, signora, per cortesia, mi sta prendendo un'ansia. Si vuole levare da qua dietro, lei, signore? Non stare attaccata. Comunque, lei sta parlando di un tempo antichissimo, un tempo nel quale si commettevano questo genere di errori. Ormai non si sbaglia più. No! Ultimamente hanno scavato un morto. E sotto al coperchio, indovinate che hanno trovato? Un numero mio. Mi sei pazzo. I graffi! Chi? Il poveraccio era stato seppellito vivo, ha cercato di uscire! No. La smorfia del dolore! Lei è la fatale quale? Chi? Stava così! Ma che fate? La fotocopia dei cadaveri, signora? Cosa? Ma mamma mia, che impressione! Ma lei sta parlando di sciocchezze o leggende di paese, non leggende deve dare credito a queste sciocchezze continuamente a parlare. Non c'è niente da fare.
Saputo, andavo bene. Se lo sapevo che mi piaceva tanto, non tocca, non facevo più una cassetta. Venite qua. Oddio mio. Celeste, fammene sì, un'altra poco, mi raccomando. No, basta, signora, non ce la faccio più, mi sento male. Per me? Ah, per voi. Celeste, niente acqua. Solo Navalgina. Grazie, ma ci fa proprio un buco a me, signora. Dottore, si butti, provi di nuovo il brivido della seduta e venga qua. Ma quale brivido, signore? Io un brivido, ciò è questo dei racconti che state facendo, guarda quando ce ne metto, guardate là, guardate. Dottore, mio figlio Franco. Mi dica, signora. Sta un'altra volta male con i nervi. No, come? Mi ha scritto una lettera, me l'ha lasciata stamattina sopra il tavolo. Celeste, lascia perdere la Novalgina. Ecco, prendi la lettera di Franchino. Sì. Prendila, vieni qua, leggila al dottore, accomodati qua, vieni. Sì. No, sicuro la posso leggere io. No, sono cose di famiglia, è meglio che rimangano tali, vieni qua. Dottore, scusate. Sì. È libero questo posto? Credo di sì. Mi posso sedere? Prego, signora. Grazie. Cioè, ma che sta a mucina? Ma che è successo alla signora? Prego qua. Ecco oh, mo state proprio bene, signora. Sì, meglio vivere. Dai una mano alla signora. C'è un'altra. No, non ne ho portate, signora. C'ha una pinzetta, dottore? No, se le faccio no, il dottore, non il parrucchiere. No, quello che usa per la calotta, dico, no? Io non ce l'ho la calotta, signora. Grazie, dottore, leggiamo questa lettera, leggila piano. Leggiamo questa lettera, io non ce l'ho, non me l'ha fatta leggere. Leggila, ma sta ammazzando, rindaga, ma sta... Leggila piano, cara, se no il dottore non capisce. No, no, io capisco, signora, no, cioè, perché è molto complicata. Beh, per lei, sa, leggi, leggi. Ma, sentiamo. Cari... Cari mamma e papà. Questo è facile. Cari mamma e papà, facilissimo. Cari mamma e papà l'ha capito, cari, no, cari, cari affetto. Cari, certo. Vi mando. Vi mando, cioè lui manda a noi. Vi mando. Vi mando. Questa lettera. Questa, non quella necodesta, bensì questa. Perché? 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 Chi la legge ce l'ha? Vicino. In mano. In mano. La, ce l'ha questa, quasi. Questa, codesta è qui. Codesta è vicino. È certo, qui. Certo. Abbiamo fatto grammatica. Che stiamo facendo, signora? Scusa. Brava, grammatica. Grammatica, 2M. Per comunicarvi. Per il segno, no? Per... Per diviso più e meno. Questo è? Matematica. Questo è comunicarvi. Comunicare a voi. A voi, cioè comunicarvi. A noi. A voi. A noi in questo caso. Mamma e papà sono brava, mamma l'oggetto e papà. Della lettera, signora mia. Che, checco. Checco. Checco, non giustifico. Me al solito. Checco. Checco. Francesco, no? Ma no, è lui che Francesco, ma non l'abbiamo mai chiamato Checco. Forse lui si vuol far chiamare Checco. C'è il respiro in mezzo. Che come? Avanti. A che come? Sì. Che come? Al solito. Signor, vi è un enfisema polmonare, non lo fate il respiro, andate avanti come stavate facendo. Come al solito, rientrerò sì. A ora di pranzo. Ci avverte che torna a mangiare. Era un po' di tempo, precisamente 63 giorni, 13 ore, 28 minuti primi. Mamma mia, che precisione, mamma mia. È un brutto segno? Oddio, non so, vediamo che di cosa parla. Che provavo un'angoscia inspiegabile. Povero. Oh, mio Dio. Povero. Poi finalmente ho capito. Lei ha capito? Non l'ha ancora detto, no? Che cosa devo capire? Non ci è arrivato, le faccio un riassunto? No, per carità, signora, no, è tutto chiaro. Ha capito il perché? La paura di rimanere solo. La solitudine. E lui ne capisce, Come sarebbe, ne capisco, signora? È solo lui, è solo per via del suo problema, no? Certo, un nano in mezzo ai giganti sono io, vero? La cattiveria umana. Certo. Ho cominciato a riflettere dopo la morte di Ofelia. Ah, povera Ofelia, Ofelia. Ho capito. Avvenuta 312 giorni, 15 ore, 48 minuti fa. Dite voi, che precisione. Stavo proprio con l'orologio in mano vicino a sta povera disgrazia. Ma cos'era, un'amica cara? La sua cagnetta prediletta. O cana? Ofelia. Ah, Ofelia. Sì, la cagnetta pachinese. Pachinese, la quella siciliana, diciamo. Pechinese, di Pechino, quella che girava in casa, che mi mordeva sempre. Un pachino dalle macchie. No, da Pechino. Ah, è morta, Pechino. Povera bestia, è morta.
Quella che la mordeva sempre. Sì, quella che mi pigliava sempre al tallone, come sì, no? Sì, sì, no, al tallone. Alla nuca. Alla nu- è il tallone qua giù, signora. Ah, era il tallone. Alla nuca. A Pechinese mi pigliava alla nuca a me. Andiamo avanti però con la lettera. Noi dicevamo, lascia i talloni. E poi c'avevate i segni di Dracula qua, ecco cosa era fatto. Ma quando mai, signora? Comunque, andiamo a... Non mi guardi le gambe, la prego, dottore. Sì, non stavo guardando. Mi costringi a calarle. No, no, ma le cali pure... Mi sta bruciando con lo sguardo di... Ma anni. Che è Superman? Che tengo lo sguardo che... Ma che state dicendo? Ma signora, per carità... Detto... Ma che dottore? Legga la lettera, lei! Non essere invidiosa, dai. E ho cominciato... Posso... Madonna, signora, ma che sta facendo? I glutei! Molli deve fare i glutei! Ha finito la ginnastica, signora? Finita? Mi posso girare. E ho cominciato a riflettere su di voi. Su di me? Miei cari. Su di loro. Leggi piano, se no non capisci. Su di voi. Questa lettera è dedicata a mamma e a papà. E c'è, ma quella fa su di voi e indica a me. Allora... E indica il voi, certo. Ah, certo. Su questa bella famiglia. E ho dovuto prendere atto che anche voi, come la mia cagnetta, invecchierete. Esatto. Vi ammalerete. Già. Morirete. Finirete. Signore, questo tono drammatico, ma che è successo? Mamma mia. Lo fai spaventare, poverino. Ma no, ma non è il caso di usare un tono così agghiacciante. Lo posso continuare a leggerla io, signora? Ce la fa? Ce la fa. Che mica è tant'alta sta lettera, no. Ce la faccio. No, la parte di sopra già l'ha letta. Leggo direttamente quella di quella sotto. Quella di sotto, cioè. Il piedi pagina, diciamo. Andiamo, vediamo se siamo capaci. Quanti anni ha letto solo i piedi pagina? Vabbè. Allora, leggo io, signore, lei usa un tono agghiacciante, mi scusi, non è cosa. Pensa un po'. Ormai tutti gli zii hanno una certa età. Ed è vero. Ed è vero. Superano i 70. E potrebbe accadere che da un momento all'altro... Madonna mia, ha messo i puntini sospensivi che... No, se guarda bene, si avvicini. Sì. Sono piccoli loculi, ha disegnato dei loculi. Oh, Madonna. Ha fatto la cosiddetta allocuzione. Allocuzione. Certo. Beh, comunque, non ci voglio neanche pensare. Ma ci ha pensato. Intanto l'ha scritta. Trucchi. E allora qual è la soluzione? Ah, quindi propone? Una soluzione, ma che è tutta la sua follia. Sentiamoci. Le sostituzioni. Vuole sostituire. Fingeremo l'eternità, befferemo la morte, replicando la vita. Capite che vuole fare? Cioè, se ho capito bene, vuole fare una clonazione. Sì, torna a pranzo, a colazione, ma che c'è? No. Un altro discorso. No, dice, non ho detto della colazione, ho detto clonazione. Guardi me, guardi le labbra. Colazione, provi. Colazione. Bravo, vedi che ci riesce quando guarda le labbra. No, io ho detto clonazione, signora. Ha sbagliato, capita a tutti. Capita a tutti, vabbè, lasciamo stare, va. Allora, per esempio, zio Paolo si ammala gravemente e muore. Andiamo a cambiare l'argomento. Capito? Certo. Facciamo entrare la riserva. Ah, ecco. Clones. Entra il clone. Il clones. Il clone? È plurale. E clones? Singolare. Fa entrare il clones. Beh, vado avanti, mi scusi. E poi zia Celeste. Che scema, ma che applaudi? Signor. Ci sono pure io nella lettera. E mica la lettera di Natale questa. Sì, questa è una specie di necrologio. Che ti è? Chi sta scritto qua muore? No, oddio, non è che muore. Diciamo che è favorito. Bravo, c'ha buone. Certo, comunque non è una buona cosa essere scritto in questa lettera. Ma la signora capisce quando uno parla, sì. Adesso si sta sforzando di capire. Siccome lei non sta dicendo nulla, si perde e rischia di addormentarsi. Lei non può fare due cose insieme, ha capito? Io? No, lei. Capisce o ascolta.
Due cose la stancano. Ma veramente? Cioè, quando era bambino non si poteva imparare poesia a memoria camminando. Perché? Careva Musseder. Oh mio Dio. E che malattia è questa? Scemità. Sapevo il sospetto, sì. Vabbè. Comunque adesso come facciamo a fargli capire? Capisci? E non cada. No, sta sulla sedia. Madonna, che impressione. Allora. E poi zia Celeste. Sta capendo. Perché è così magra che un giorno di questi se la porta via il vento. Ha paura, capito? Che... Non si può chiudere la finestra. È una metafora, scema. E appunto, metà fuori. E metà dentro, ma salta. Mettetevi allo stesso banco, tutte e due. Avete il vestitino con la stessa fantasia, allo stesso banco, in ultima fila, cos'è pazzo? Vabbè, signora, lasci stare, ma questa lettera è agghiacciante. Tutto agghiacciante. Questo perché è morto la cagnetta. Perché è morto Ophelia. È morto Ophelia. Ebbene, non potevate sostituire il cane? Ci abbiamo provato. Ah, sì? Io ho comprato 12 cani. Sì, sì. Sono andato alla canetteria a comprarli, è vero? Dove siete andati? Alla canetteria dove vendono i cani. No, e non si chiama la canetteria, signora. No, la conosce? Certo, no. Come si chiama? No, Canoa? La Canoa. Dove vendono i cani? Si chiama la... Canaglia. No, che canaglia? La canasta. Sì. Canasta. Aspetti, no, aspetti. Vabbè, dove vendono i cani? Si chiama la casa del cane. Ecco, sono andata lì e gli ho comprato un bellissimo esemplare di cane. Sì. Come si chiamava? Lo Schwarzenegger. Era no? Bello quello. Schwarzenegger? Lo Schwarzenegger. Ma chi è? L'attore americano? No, è un cane. Oh, a me piace, bravo. Ma è un cane. No. Ma proprio un cane grosso. No, 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 è il genere di film, signora. I film, ha fatto pure i film. Un sacco di film. Quello cane nero, col pelo. Vabbè, tutti i cani hanno il pelo. No. Come no? Il veliero no. Logico. Il veliero è una barca, perché dovrebbe avere il veliero? No, il veliero cane, che pure gli ho comprato, il veliero cane. C'è un veliero cane? Sì, quello secco secco che pare un coniglio spelacchiato, che corre molto veloce. Si chiama levriero, che veliero, signore? Levriero. Evriero. No, evriero, levriero. Evriero. No, lei dice evriero. E come devo dire? Levriero. Con l'apostrofo? No, no, senza apostrofo. Levriero, tutta una parola. Errore blu. Come lo dice lei l'avvocato? L'apostrofo avvocato. Come lo scrive l'elettricista? L'apostrofo elettricista. Perché anche la povera Messingiova mettere l'apostrofo? Non ho capito. Ma che c'entra? È cattiveria. No, signora. Mi scusi, signora, non c'entra niente, scusi. Allora lei come lo scrive, per esempio? Perché si agita? Perché sono agitato da quando sono entrato, signore. Si agita. No, non mi agito. Poi suda. No, no. E quel poco d'acqua che perde, si accorcia ancora di più. Signore, io non sono tanto basso. Ecco, mi scusi. Quel tanto. Quel però. Tanto. Comunque, lei come lo scrive, per esempio, l'ombrico? Che c'entra, è un nome composto. L apostrofo ombrico, se è maschio. Se è femmina. La femmina briga. Scusate, signor, come fate a vedere se un verme è maschio o femmina? Beh, si alza e si guarda. E che si vede? Ma se vede il verme con rossetto, ma cosa non la faccio? Sa. Senta, signora, comunque mi non lo sa che si guarda. Signora? Ma come lo fa il dottore, lei? Signora mia, io non faccio il veterinario, io faccio il dottore. Vado guardando che cosa... non era meglio che faceva il veterinario? Perché era meglio? Se ne intende tanto dei cani. Io poteva curare i cani. E invece curo le persone. Ma che peccato, le persone si lamentano, i cani no. Ma perché, che dicono queste persone? No, sa, le male lingue. Che dicono? C'è chi parla bene e chi parla male. Ma c'è qualcuno che parla bene di me? Come in no? In questo maledetto paese? Capperi. E mi dice una volta tanto che dicono quelli che parlano bene? Che poteva fare il veterinario. A questi quelli che parlano bene? Sì. E quelli che parlano male, signora? Mangegan! Me l'ha chiesto. Ma veramente? Come sta? Una cosa da pazzi, signora. Delinquenti in questo paese faccio. Comunque ha capito qual è. Signora, comunque mi creda, si dice Levriero, lo Schwarzenegger. Schwarzenegger. Ha capito qual è? Quella specie di Brad Pitt. Ma... Scusate, ma lei è andata più a Hollywood, si cane, signore? No. Da quel negozio di dietro al mercato, quello di Sandro Khan. Chi? Il venditore di cani, il canettiere. Il canettiere si chiama Sandro Khan? Sì, cioè si chiama Alessandro e ha inventato questo nome, vende i cani. Si è fatto chiamare Sandro Khan. C'è anche la cellula fotoelettrica che quando passi fa la musichetta. Certo. Sandro Khan, Sandro Khan. Allora c'è sta. Ma che ci sono sta? È un deficiente, signora mia. No, è una simpatica persona. Ma che simpatica persona? Anche un cugino dentista bravissimo. In paese? Sì, sì. Forse lo conosco, come si chiama? Gengis Khan.
Gengis Khan. Sì. Ho capito. Conosci i nipoti? No, non ho il piacere. I due gemelli ballerini? No, non li conosco, signora. Khan Khan. Khan Khan. Vabbè. Una famiglia di psicopatici, la famiglia Khan. Il più bello è il razzo del Khan. Oh mio Dio, signora. Comunque, guardi, ha stimolato la mia curiosità, a parte quello che va dicendo Sandro Khan qua. Il Brad Pitt qual è? Brad Pitt qual è? Quel cane vietato ai minori. Si chiama Pitbull, che Brad Pitt? Sarà il cugino questo, come certo. Devo dire? Poi sono due parenti, uno fa il cane e un altro fa l'attore, ma che state dicendo? Senta, dottore, alla fine vistami perduta. Persa, certo. Perduta è uguale. Oh. Gli ho comprato lo spinello. Bravo. Che se non erro è il cane della narcotici, giusto? Lo spinello è quel cane tutto... È rotolato che si fuma, lo conosco benissimo. Sono un medico. Ma chi è che si fuma il spinello, poveri bestie? Ah, pure i ragazzi li fumano. Non hanno i soldi per le sigarette, si fumano i cani. Ma che si fumano i cani? Mamma mia. Ma non si fumano i cani. Mamma mia. Mamma mia. Fumano come proprio... E che diamine? Ma non fumano i cani. Sono proprio i cosiddetti fumatori accaniti questi. Ma che signora... Si fumano gli spinelli, che... non i cani. I cani spinelli. Ma che cani spinelli? Forse lei vuole dire i cani spinone. Lo spinone. Lo spinone è il padre. E lei che ha comprato? Il figlio. Lo spinello. Sì. E io ho comprato la mamma. Ovvero? A spina. Sarebbe il cane da presa. Brava, diciamo così. Ce l'ho in camera. Ma perché si agita qua? Lo vedo molto. Ma c'è da pazzo. Si agita tanto. Mi agito, ma non la senti la porta a te? Sta suonando da un'ora. No, signore, in questo momento ha cominciato. Ma a... quando mai? Mamma dottore, mia. Allora, che ne pensa di mio figlio? Aia, signora, suo figlio forse deve fare un po' di vacanza. Signora, fuori ci sta il signor Carmelo. No, Carmelo, non ti agitare, vai di là, vai di là. Ma vai, accompagnala di là, accompagnala te. Accendrà. Sì, va, accompagnala di là. Posso andare con la signora? Carmelo, chi è Carmelo? Che... Carmelo, parla una lingua incomprensibile. Ah. Vai ad aprire, Scimunita, una... che forse lei lo capisce. Oddio mio. Mamma mia, è entrata da solo. Oh mio Dio. Oddio. Buongiorno, Chiara. Sentite come parla. Mamma mia. Non si capisce un H. Buongiorno. Salutiamo, salutiamo, sì. Forse serve. Salve. Salve. C'è Sacere Benedictine. Sarà un saluto lungo. Certo. Voglio ne parlare con Frank. No. Aspetta. Ehi. Ehi, tu hai sentito che ha detto? Io per sentito ho sentito. Però non so, ho capito. Chiedo scusa, perché quella è raffinatissima, l'Accademia della Crusca, non può capire. Vai, vattene dentro da mia sorella, vattene, va. Allora, dunque, Carmelo, ti posso offrire qualcosa? Niente che no. E che è il niente che no, signore? Forse non ce ne ho. Ti posso dare un nano ghiacciato? Un nano ghiacciato se è servito... No, come no, come chiaro, si sapississimo. Sì, però non indichi a me coi nani, per cortesia. Lupissima, lupissima, ricopre dallo summaghesia. Ah, che... viene proprio da... I don't understand. C'era no, in inglese, americano. Ci provo. No, che non lupissima, da ricopre dallo stomaghesia. Indica la parola. Credo che abbia un peso allo stomaco. È una ricopre dallo stomaghesia. Hai mangiato qualcosa no, di ma pesante? No, ma è la ricopre che è pesante, la dovete evitare. Hai mangiato... La ricopre da tende a fare... No, che li fa sull'ascia con un'alga che mi mangia straia. Ah, si è mangiati i capitoni. Capitone pure capitone vivi. No, che fa sull'ascia con un'alga. Ah, erano vivi, la coda si muove. Si muovono, ma tu mi devi tagliare la testa. Quelli sembra che si muovono, ma non sono vivi, povere bestie. Chiaro, fa sull'ascia con un'alga. Non affugare. Mangia straia. Sulla ma... sdraio. Li avete mangiate sdraiate di sera? No, che ne si... Non lo fa dire, stamma da matanata. Sabato a mutinata, è un capravo. Sabato? Sabato da vitata. Ah. No, che ne si, che stamma da matanata. Sabato da matanata, dai, è così chiaro. Sabato da matanata. No, che ne si, no, che ne si, no, che ne si, che stamma da matanata. Ah, là, a te. Stamma da matanata, stamma da matanata, chiaro. Lì? Ma qua? Chiaro, no, che ne si...
Non abbiamo animali, in casa. No, ma sare che può gerim, sire che madenate, sire che può gerim e madenate. Ho capito. Ieri sera a Poggio Reale si sono ammutinati. Ah! Ma tu che dici? I detenuti? I detenuti. No, che ne mangia... Il telegiornale dei... Dei detenuti. Oh, mangia strai, Lucier, che vengono Lucier. Il siero gli hanno dato il siero. Perciò è diventato così. Ma perché prima com'era, signor? Biondo, normale. Chiaro Lucier, che poi ci vengono la mattinata. La mattinata, solare se lo lo porzionava, te lo usava dalla mattinata. Chiaro! Chiaro che c'è! Si giri che così la uccide! Attenzione signore, si appoggi! Che c'è? Si appoggi, No! Come va signora? Come va? Ma fatte in mesh, ma fatte! Appena appena una linea... Oddio dottore! Ecco, ma che c'è, chiaro, con la madonna! Giri la faccia da quella parte, porca madonna! Mi ha fuso la parrucca col cranio. Mamma mia, signora. Dove sono le pantofole? Mi faccia appoggiare i piedi. Signora, sul piede, sanno quale pantofole? Sono scalza. Aspetti, gliele prendo. Grazie, dottore. Chiara, polla madenata, mangiasse alla madenata. Aspettate, per carità, non parlate, credo di avere capito. Ha capito? Sì, penso e che... E come ha fatto a capire? È che io ci ho portato per le lingue, avete capito? Credo che le abbia mangiate di mattina, a colazione, vero? No, mezza una mattinata. Ah, a mezza, uno spuntino alle 10. Iene. Le iene sono buone. Le iene. Erano ridens. Pulisce due spuntinari di porco. Anche il porco si è mangiato. Le pucce della spuntatura. Le pucce del porco, si sa che il porco iene, ma non dicchiano. Ah, con le lenticchie la morte sua. Aliberti. Se sono un ghiazzolavo di prova, da ricopita. No. Non avere questo tipo di... Alicopita lo stomaco, si inghiazzolava. Credo di aver capito che ha fatto un'indigestione. Sì, e come va? Un'alimentazione così leggera, chissà come... Ti sei messo un cucchiaino di bicarbonato? Volete per caso un secchio di acido muriatico? Non lo so. No, un'idea. Ma vuoi una bella magnesia smisurata? Smisurata, non è... Ma una bella cosa, Carmelo, vieni qua. Siediti e vedrai che ti passa. Siediti. Prego, prego. No, la sedia? Coscia. Coscia. No, è fredda. Sì, non cuoce. Non cuoce. La vuole cotta, cuocetegliela. No, ma si mette sullo stomaco, è indigesta. Coscia. Dunque, Carmelo, noi questa qua, noi esseri umani, diciamo... Sì, noi terrestri. Ecco, grandi e piccini, ecco. Questa cosa qua... La chiamare sedia. Oh, sacchede, sacchede. Ah, loro la chiamano sacchede. Ah, si assacchede, si assacchede. No, Carmelo, chiudo la fornace. Se sapessissimo l'ubismo che tengo paradinta lì cusciava. Ahia, ha perso le chiavi. Cercatele, devo dire un attimo una cosa alla signora, chiedo scusa. Signora, per carità, ma chi è questo? Questo è il fratello di mio marito. Questo qua? Sì. Vabbè, ma è uno dei sostituti. Un clones? No, è un originale. Questo è l'originale? Sì. Alibert, si è fissato. Tonno e marica, tata. Il tonno e marica. Figlia, tata, figliata, tata. No, figlia di fiata, sarebbe figlio maschio e figlia femmina. Ah, ecco. Sorda, sorata, tata. Queste sono tutte e due femminili. Ma uno è vicino e uno è lontano. Ah, sorda e sorata, tata. Bafrugolangia. Va roba canicchiata che lo pucaticchino di proprietà. Credo che ha detto che rubate delle piccole proprietà, ma non sono certo. Proprietà inghigiena. Ma proprio inghigiena. Molto piccole, credo. Solissamente. A lui, cioè, però. Alla signora. Solissamente perché non conosciamo gente che ti chiama in banca. C'hanno i conti in banca. Roba te mogono, dicono amico, ne parlici mogono. Mogono, dicono amico, ne parlici mogono. Dicono amico, ne parlici mogono. Dicono amico, ne parlici mogono. Questa è una tarantella tipica della zona del signore. Sì. No, che non ce l'hanno scrasificata. Ah, vuole fare un altro gioco. Papone, si chiama la tierra, 8 anni sarin dall'olottone, 8 anni.
E mica ne ha che una parocca, se è parocca, se è zappava, te zappava! Attenzione, signora, per carità, stia attento con quei piedi. Piano, 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 piano. E poi... Mavisce! Rimmavici dall'avvocato Ravata. Buona serata, buona serata. No, che buona serata, signora, ha detto che vi vedete dall'avvocato. E dove trovo un avvocato che lo capisce? Che... Com'è possibile? Davanti agli soldi. Credo che sia davanti ai soldi. Davanti ai soldi. Non esistono parienti che no. No, scusi, ci aiuti un po', provi a staccare i denti quando parla. No, non può staccare i denti, è la desinenza che vuole la dentatura stretta, è una lingua bidesinenziale. Cne e cde, sono due desinenze. Ah. Pariente cne, sacci cde. Ah, non stretti. Sapevo. Sim tutto! Cne. No, cne, cne. Ah, no, cne, non questo. Sim tutto! Cde. Ne manca ci cde, ne cne, ne cde. E che non è che sarà un verbo irregolare, che devo dire. Mamma, è complicatissima sta lingua. Sim tutta fadim da cana. Questa si capisce con la desinenza. Anche senza, signor. Cattiv. Cattiv. Suzzus. Ah, lui? No, la sempre, non ho capito come. Mettiamo prima le cose allo posto. Yeppo. Yeppo. Cainate te cainatate. Caino e Abele. Sorate te sorate. Sorelle. Figlie te figliate. Questa è l'Apocalisse dal quinto libro. Qualunque si animalagre spartegarmi, nugre spartegarmi. Qualunque si animalagre. Dite sì, dite sì. Sì, sì. Con gli arve te liebre te camminare per terra, nugre spartegarmi liebre. Da un salazzo che avvularve te qualunque si animalarse te lo sardinavo. Mamma mia, dottore, che gente. Che gente, proprio, dottore, dica la verità, gente di campagna. Ma qua la campagna, bravo. Non ho capito. Ma lei ci pensa, questa è la famiglia di mio marito. Questi sono i parenti di mio marito. Capito? Questi sono i famosi cugini di campagna. Chi sono i cugini di campagna? Piano, vieni da questa parte. Stai camminando bene, sì. Piano. Attenzione ai gradini, non so se... Stai attento, vai. No, ma mi pigliate per cicate. No, è che non siamo mai in ciampi, capito? Ti devo parlare. Avevi pazienza, Robè. Ma tra poco arrivano i ragazzi per fare le prove del presepe vivente. Presepe? Quest'anno facciamo cose speciali, pensa un po'. I re maggi partono dopodomani per arrivare qua a Natale. Ma siamo nel mese di aprile, già partono. 8 mesi prima. E qua sta la grande trovata. Fanno una sorta di via crucis per i paesi, capito? A mo la fanno. A mo, allora. Però a Natale. A Natale. Sì, a via crucis. A crucis, che... Se cioè, la via crucis fa a Natale, non più a Pasqua. Vabbè, lasciamo stare. Vabbè, ci mettono 8 mesi perché vengono da Quartulo. Ah, quei cammelli che sono lenti. Dove li pigliavo i cammelli? Ah, scusa, allora a piedi? No. Teniamo 2 asini e 1 pony, capito? Però li trucchiamo. Mettiamo una gobba fin da uno, una gobba a un altro, una gobba a un altro. E fate i dromedari, facciamo... i cammelli ce ne hanno 2 di gobbe. Robè, tu sei venuto con l'intenzione di dare fastidio, di la verità. Sai, è carattere. E c'hai un carattere fastidioso, scusami, ma devo dire. Ti devo parlare, no? No, non è il momento, ti voglio far vedere una cosa. Aspetta che non trovo mai... non sbirciare perché è una sorpresa, scusami, perché ci tengo molto, è che sta la luce spenta. Aspetta un attimo che se trovo... perché vorrei far... Volevo farti vedere. Aspetta. Roberto. Roberto, scusa una... che non riesco. Leonardo. Roberto! Leonardo! Roberto! Ehi, che? Non trovo l'uscita! Stop! Roberto! 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 Ma che ci sta nessuno, c'è Candelete, ma che? Ma che passa? Ma sei impazzito, è un sipario! Si apre! Ma parevano sudari, hai capito? Ma... Niente di me! Mamma mia! Ma cosa hai pazzi? Non lo so. Ma mi ha preso una... Scusa, mi ha preso un attacco di claustrofobia nervosa, scusami. Ma perché esiste la claustrofobia calma? Vabbè, sei venuto proprio con l'intenzione di dare fastidio, ho capito tutti. Sono medico. Allora, Roberto... Ti posso parlare? No, qua dietro non si apre, però ti volevo far vedere. Che te ne pare, eh? Che ti piace come ho rinnovato
L'ho messo a posto con i soldi della povera gente. Ah, eh? Hai fatto la raccolta? Che fai? La rapina? La raccolta? La raccolta? Non si fa così la raccolta. Come si fa? Così si fa. Cosa? La raccolta. Una bella raccolta. Lascia qua, questa. A questa. Bene. Allora, che te ne pare? Ma a me mi mette un po' di malinconia. Non ti piace? Non è che non mi piace, mi ricordo quando eravamo ragazzi. Ti ricordi, eh? Sì. Venivamo qua a recitare. No, mica era un teatro, era un cinema. Non mi ricordo, va. Come? Tu eri sempre il primo che voleva lì, i film pornografici, ma che te. Non mi ricordo. Andiamo al cinema, andiamo giù tutti i giorni. Vabbè, non mi ricordo. Mettiamoci in ultima fila. Roberto, non mi ricordo. Portavi tre impermeabili, devi mettere un calo a tutto qua. Vabbè, che facevi? Vabbè, non mi ricordo. Mettevo là sotto. Roberto, non mi ricordo! Non te lo puoi ricordare? Non mi ricordo! No, pensavo di essere rimasto il trauma, si pari. Ma qua il trauma? Ecco, un trauma, diciamo. Te ricordi che non riuscivo? No, non me lo ricordo. Siamo bene. Chiaro, non me lo ricordo. Ok, non te lo ricordi, vabbè. Senti, Leonardo. Vabbè. Padre Leonardo. Ma noi ci conosciamo che eravamo ragazzi, ti chiamo padre Leonardo. Cioè, non è una questione di vicino, è questione di fede, mi devi chiamare padre Leonardo. Vabbè, padre Leonardo. No, senza la canzoncella, Robè. Bene. Ma insomma. Padre Leonardo, serio. Ti posso fare una domanda importante? Dimmi. Se un uomo sta per morire, come si deve comportare di fronte al poco tempo che gli rimane da vivere? Ma dico io, Robè, io sto facendo, ti ho detto, le prove del presepe vivente. E già c'è una bella faccia tosta, perché chiamare vivendo sto presepe. Che c'è? C'è stesso almeno un muscone vivo, da voglia bene, Leonardo. Ma no, scusami, che vuoi dire? Che mettevo una capra vera qua? Per esempio. E poi la convincevi tu a sta ferma tutta la notte di Natale, giusto? La facevo brucare. La brucavo sopra a parte. Perché stiamo parlando di Natale? Si parla di natività, si parla di vita. E quindi? E tu proprio ora mi vieni a parlare di morte. Vabbè, vedrai che l'operazione andrà bene, su. Sì, bene. È un'operazione rischiosissima. Non ho poche probabilità. Poche probabilità di sopravvivere. Non devi essere pessimista. Ma che c'è, zic? In questo caso ti rimane il raccoglimento. Ma io mi sono raccolto. Ah? Sì. Io ho pensato a come spendere meglio il poco tempo che mi rimane da vivere. Bravo, bravo, bravo. Fra poche ore c'è l'aereo che mi porta negli Stati Uniti. Ma poi ti dico io, tu sei un medico, anche brillante. Questa fissazione degli Stati Uniti che una è fissazione, solo là fanno queste operazioni, c'è la fissazione. Ah, sicuro? Vabbè, no, allora, che non lo so. Fammi parlare di cose importanti. Dunque, fra poche ore parto. Sì. Potrei non tornare più. Giusto? E il tuo dovere è quello di farti trovare pronto nell'eventualità. Esattamente, così. Pronto, cioè voglio far trovare pronto da uomo libero. Sì. Ma quando è che un uomo diventa veramente libero? Quando impara a dire la verità. Bravissimo, Roberto. Dico beh. Belle parole. Non piccago si pare. Non ti preoccupare, ma ho segnato l'uscita. Guarda qua. Allora. Leonardo, è un gallo, fa chicchirichi. Al buio pareva una gallina, scusami che... Sotto devi fare attenzione, registra bene le voci, sennò fai una bella figurona. Ti stavo dicendo, devo imparare a dire la verità. Certo. Quindi io posso parlare con te e dirti la verità? Certo. Leonà, chiaramente io parlo all'amico, prima che al ministro di Dio. Vabbè, ma sono sempre l'una cosa e l'altra. Quindi posso parlare? Certo. Liberamente. Certo. Leonà, sto ascendendo pazzo. E non ci devi pensare, Roberto. È una parola, a me mi piace da impazzire. Cosa? Chi? Chi? La moglie di Michelino Seda. Benissimo. Hai fatto bene a dirlo, bravo. Mo ti sei liberato, ti senti meglio ora? Ma perché, Leonardo? A te non ti piace? Robè, ma tu stai parlando all'uomo o al ministro di Dio? E non è la stessa cosa. No, qua in no, questo. Dipende. Eh,
No, che, come uomo non posso negare che anche su di me abbia un certo fascino. Ma lei non fa, ma non esagerare, un certo fascino. Te non pare che coscia allucinata. No, vabbè, no, voglio, no, vabbè. Mo stai sbagliando. Ti visto con tutte le... No, vabbè, che come ministro di Dio sono sordo ai richiami della bella Frida. Sei sordo, però il nome te lo sei ricordato immediatamente. Che significa? Perché i sordi si dimenticano i nomi? No, mai? Non è che si dimenticano, non dovrebbero sentire i richiami. No. Tu hai spalancato una orecchia tanto, Leonardo. Tu hai sbarrato l'occhio, hai visto la luminosa, si è picciata la luminosa, Frida. Ma che hai visto mostro? Ma che stai dicendo? No, tu hai visto mostro. No, Roberto. Piace, no, non mi piace assolutamente. Ma mi piace pure a me. Ma no, che mi piace? Tu sei... No, Roberto, non mi piace. Ma dai, siamo tra noi, lo no, puoi dire. Non si... No, che siamo tra noi. Come mai ti sei ricordato? E come mai mi sei ricordato? Il suo nome, così, subito. Perché subito? Dopo un attimo, cioè, un attimo, come vabbè, comunque perché te stai perdendo, no, Roberto, te stai incartando, Roberto, ma tu non stavi proprio bene, non stavi proprio bene, stai calmo, ecco. E che Frida è la moglie di un nostro carissimo amico, ecco, perciò mi sono ricordato, no? Non li frequenti mai? No, non li frequento, però io, li ho sposati proprio io, no? No, Don Pasquale li ha sposati, tu stavi a Belluno. Da di un mese sono stato a Belluno, proprio la vabbè, piace. Non mi piace. Lo devi ammettere. No. E allora perché ti sei ricordato il nome? Mi sono ricordato il nome perché. Perché mi sono ricordato il nome? Allora ti ha ambiccato per trovare una spiegazione. No, è perché Frida. Ma ti devo fare? No, aspetta. Io non lo dico a nessuno. No, a chi lo ti importa? Mica va che dove a Leonardo ci piace Frida. No, è che Frida è. Tanto lo sanno tu. Roberto, smettila, che sanno tu? Ah, così spaventato. No, è che Frida è una pecorella del mio piccolo gregge, capito? Quindi. Ma perché niente di meno tu ti ricordi i nomi di tutte le pecorelle del tuo piccolo gregge? Non ti ricordavo manca una poesia a scuola, mo ti ricordi i nomi. E che c'entra in questo? Non ti ricordo, non ti sicuro manca presente perché ti scordavo, oh no, ma tu! Ma quando? A scuola! Ma quando? Ma non dire sciocchezze! Ma lo voglio bene! Ma dimenticavo un nome! Ma ricordo, professor, Carannante, e chi è? Come chi è? E chi è Carannante? Tu, scusa, Roberto! Mi viene a dire a me! Roberto! Frida! Se ci... ricordi i nomi di tutto il... Buon Basso, come si chiama? C'è un'altra pecorella del tuo piccolo gregge, come si chiama? Chi? La moglie di Gaetano il pasticciere. Ah, ok, si è sposata Gaetano, sì. Buon Basso, abbiamo smarrito la prima pecorella. Vabbè, ho esagerato. Diciamo che una pecorella può sempre scappare. Una sola. Come si chiama la sorella? Una facile, roba però, sì. Facile. Ferdinando Capuano. La sorella è Ferdinando... Che la danno poco... Proprio quello, roba, proprio quello, sì. Quello che te ne ha pelurino poco... A peluri, nei buff, qua esatto, peluri. Io. Aspetta, come si chiama? Quelli con i denti, diciamo... Pochi, diciamo pochi. Aspetta che mi ricordo come si chiama quello... Vai che ce la puoi fare. Quello che tu guardo con... Aspetta che... Sì. Fammi ricordare che... Siete doppi, aspetta, esatto. Aspetta, no, non me... Ma fai competenza. Carmela! Maria! Guarda, voi stavo dicendo Maria, è uscita Carmela! E abbiamo smarrito la seconda pecorella, buon passo! Vabbè, che le pecorelle vanno bene, non dico come! Lo dico, fa una cosa, mettici in un cane a guardare le pecorelle! Non fare lo spiritoso! Che scappano! No, le pecorelle non c'entrano! Ogni tanto scappano però! No, quando scappano! Vabbè, comunque... Quelle brutte! No, che non c'entra che sono brutte! Vieni qua, pecorella, non si scappa! Fatti guardare, ma non è quando si brutta, scappa, pecorella! No, guarda, Roberto! Guarda, se la finisce con quella mano. Ma fammo piacere. Roberto, non usare questo tono con me. Ricordati chi sono, è chiaro? Appunto per questo. Allora non te lo ricordare. Ricordati chi sono ora. Frida è un nome che... Ricordato. È un nome che mi è rimasto impresso, se mi fai parlare. Perché è un... Perché è un nome straniero. Com'è la soluzione? Lo dice anche la canzone, no? Frida... Taccia voluta bene. C'è una canzone napoletana. Vabbè, la canzone è napoletana, ma Frida è svedese. Bravo, svedese. Proprio questo è il problema. Tu lo sai che cosa vuol dire per noi provinciali la donna svedese? È il sogno, l'erotismo sfrenato, la trasgressione, l'emancipazione femminile. Certo. Non ha la libertà sessuale, finalmente. Roberto. Sta mangatenati nel suo paese. Basta. Ti voglio bene. Tu mi capisci? Come uomo. È dal... Ho capito. Posso capire il piacere che provi, ma come ministro di Dio non posso andare contro, devo solo andare contro un desiderio che va contro i comandamenti del Signore. Non desiderare la donna d'altri.
Allora tu mi stai insegnando praticamente che i comandamenti vanno rispettati sempre. Certo. No, vanno rispettati in casi di normalità. La mia è una situazione d'emergenza. No, Robè, hai sta coppa a capra, che è una panca, a capra, a gamba. A panca, sopra la panca, a capra, a gamba, sotto la gamba, a da qua sotto, guarda, mi stai rovinando. Scusa, Michelangelo. Scusa, Michelangelo. Sì, Michelangelo, fai lo spiritoso. Insomma, praticamente io devo comunque essere... la giustizia divina non ha le stesse scappatoie della giustizia terrena, quindi, che deve fare i conti con le debolezze umane, altrimenti si fermerebbe il mondo. Quindi mi stai insegnando, tu, uomo di fede, mi stai insegnando che devo essere ipocrita. No, che c'entra? No. O devo dire la verità, sì o no? Devi dire la verità. Soprattutto ai miei migliori amici. A chiunque? Michele Seita è il mio migliore amico, ho il dovere di andare da lui e confessargli tutto. E cioè? Che voglio andare a letto con sua moglie. Vabbè, ma tu sei pazzo. Ehi, sono pazzo, sì, sono pazzo di frigo. No, sono scemato, sto dicendo. Ti devi calmare, fammi capire, che vorresti farci? Vorresti andare un attimo, come si chiama, Michelino, giusto? Anzi, un uomo d'origine. Vabbè, l'amico carissimo Michelino. Ecco, vai da lui, gli chiedi un attimo se puoi... No, un attimo, normale. Vabbè, ma quella è la moglie. E lo so, la conosci. E che se quella dice sì? Volesso uscire, lei che se sto dicendo? Ma che volesse uscire? E poi chiunque in paese si sentirebbe in diritto di chiedere la stessa cosa. No, vero. E perché? Come perché? Che fa? Te dice sì a me. Ecco un problema. Voglio dire, a un altro dice no, questo volevo dire. Tra me e un altro a caso. A caso. C'è sta una bella differenza. Perché? Io devo morire. No, prima di tutto non è sicuro. Ma ti dispiacesse se mi salvo? Tu come stai facendo di robe, guarda. Vabbè, adesso hai detto sta sciocchezza, mo vattene a casa. E se invece fossero loro? Chi? Se io non vado contro il comandamento, no? Del desiderio della donna degli altri. Ma se fossero loro, se fosse lei, la donna degli altri, a desiderare di soddisfare il mio desiderio, cioè se Frida si mette d'accordo con Michele e decidono per generosità di farmi un regalo, un omaggio. No, adesso basta, Robè. Per carità cristiana. Ah, ma stai pure bestemmiando. Perché? Ma come, scusa, la carità cristiana, vai da Michelini, chiedi il permesso e quella Frida dice sì. Allora dice sì. E quella dice sì. Bravo, è un'ottima idea, Leonardo. Allora corro da loro prima che parta l'aereo. Dove se vai, no, non faccio a tempo, vado da Michelino e gli spiego tutto. Per carità cristiana, grazie del consiglio. Roberto, aspetta, qua consiglio. Addio, Leonardo. Voglio morire senza rimpianti. State pure. Roberto! No, aspetta! Posso aspettami! Vengo con te! Roberto! Oh, santo Dio, Roberto! Sì. Sì. No, e chiudo l'articolo che ho scritto con una piccola citazione, un poco camuffata. Siente se ti piace, cioè, questi paladini del vivere casto che ad ogni occasione aizzano ria bigotta della popolazione contro la povera e indifesa femmina. Che te ne pare? Ah, si sente che è Shakespeare. Nonostante un camuffo. Ma come importa, Giovanni, io non voglio nascondere nulla. Bravo. Giovanni, gente è bigotta. Bravo, io sono un giornalista libero, spregiudicato. Bravo, vedono il sesso come il diavolo. Bravo. Io lo penso sempre. Bravissimo. Ma, scusa, ma ti devo lasciare perché è arrivata Frida. Ti chiamo io al giornale, Giovanni. Grazie assai. Ciao, bello. Ciao, Giovanni. Ciao. Michele, caro. Ehi, carissimo Roberto, come stai? Buonasera, Michele, scusa, perdonami, ti disturbo. Non è che stavate già cenando? Ma figurati, Frida non è ancora tornata. Non è tornata? No. Che se non ci volevo. Perché che? Ma torna. E come non torna? No, meno male, mi hai fatto pigliare uno spavento. Sarà rimasta bloccata nel traffico. Quindi torna. Sì. E tu come mai stai a casa? Si lavora, devo consegnare un articolo per l'edizione di domani. Ah, ma allora ti ho disturbato. Ma figurati, Roberto, abbiamo disturbato tante volte noi. Io ti ho svegliato di notte pure per un mal di testa. Ma io sono il tuo medico, è diverso. Ma sei soprattutto un amico. L'hai detto, mica è un amico. Eh? Un amico. E che amico. Tu mi vuoi bene. Come ti voglio bene? E dammi un bacio, Michele. Fratello mio. Oh, bastina mia. Come mai sei passato? A salutarti. Nel senso che parti? Vado negli Stati Uniti. Complimenti. No, mica ci vado per vacanza, Michele. Dove? Mi devo operare al cuore. E tu mi dicesti che era una sciocchezza, una cosa così che... sembrava. Invece abbiamo rifatto gli esami, Michele. L'operazione è molto rischiosa. Voglio, ho poche probabilità di sopravvivere. Oddio mio, vabbè. È un brutto guaio, Michele, ma... E come... Cioè, quando l'hai saputa questa cosa qua? Un mese fa. E non mi hai detto niente? Ho aspettato il momento opportuno per dirtelo. Tre ore prima di partire. E che c'è fa, Michele?
Mica c'è un tempo preciso, tu l'hai dovuto sapere adesso, qualcun altro lo ha dovuto sapere prima perché magari aveva bisogno di più tempo per aiutarmi. Il notaio, per esempio, per mettere a posto la mia situazione finanziaria, sai, nell'eventualità che io non ritorni, mica... Poi ho dovuto affidare i miei pazienti più gravi a qualche collega, medico, a qualcun altro ho dovuto sputare in faccia. Perché, scusa? E quelle cose che quando stai bene, sai, riesci a sopire, buttare giù, ingoi il rospo, dice meglio che mi sto zitto, chi mi fa fare di litigare, ma quando sai che stai per morire, dice ma sai che c'è di noi, ma io volevo sfizzi, vieni a qua, pua! Mamma roga! Sì, cazzo, proprio... Che mamma roga! Mi devi credere, mi sento leggero, mi sono tolto delle bellissime soddisfazioni. Dove, ma perché poi da me sei venuto proprio per ultimo, diciamo? Perché le cose belle si servono per il finale. Vabbè, io se posso fare qualcosa per te a disposizione, mi devi credere, roba, qualunque cosa. Qualunque cosa, Michele? Ma qualunque, qualunque. Agito, qualunque. E allora vieni qua, siediti. E parliamone. Vieni qua, Michele, vieni non qua. Non mi dispiace, Roberto. Tu ma vuoi bene, ti dispiace, ma vuoi bene. Assai, vieni qua. Questo voglio sapere, l'affetto. Io questo ho bisogno di capire, se mi volete bene veramente. In questo mese questo ho appurato. Se le parole di affetto dei vari amici corrispondessero effettivamente alla realtà. Ma mica ho fatto niente di che. Ho semplicemente lasciato a chi lo volesse la possibilità di leggere nel mio cuore come in un libro aperto, è chiaro? Bella, beh, deve essere stata proprio una bella sensazione per te, eh? Per me, che ho i giorni contati, diciamo una necessità. Ma perché è proprio così disperata questa operazione? Ma mica, sai, i medici hanno un linguaggio freddo, sono medico anch'io, lo sai, no? Sì, sì. E quando sì, si parla di operazioni, ti parlano di percentuale di sopravvivenza. La così fanno. E che dicono? Quante ma ne ha? Non lo dico a fare. No, voglio sapere, tu voglio... sei un iperagitato, devi pensare a cose che cambia. Tanto quello è... No, devo sapere, devo sapere. Non te lo voglio dire. Non te lo voglio dire perché ti agiti. Fammi una cosa, non te lo fare. Va bene, non me lo dice. Oh, chi dice 10? E te che non me lo dicevo, come? Però, chi dice 5? Ma su 100? Sì, 5, nel migliore dei casi. Chi dice 1? Probabilità. Su 100. Oh, vabbè, ma non è strassendito. Io ho già digerito la notizia. Si devono trovare per forza con i conti come se la vita fosse la contabilità di un negozio. Ma che stai pigliando? Ma che ti piglia a chi? Ma vuoi finire? No, no. Non cercare di rincuorarmi. Non è di questo che ho bisogno. Mica io non voglio regalare tempo prezioso alla paura, ma alla felicità. Bravo, bravo Roberto, bravo. Va bene. Bravissimo. Tu mi devi dire solo una cosa. Tu sei sicuro che mi vuoi bene? Ma non ne parliamo proprio, vabbè. E allora, prima di tutto, pensiamo a Cocco Bill. E chi è questo qua? Chi è? Chi è Cocco Bill? Il mio amico più fedele. Il mio chihuahua. Oh, era? O cagnolì. E a destra? Qui, qui. Qua dentro? Qui, qui, qua, qua. Oh, veramente? Sì. Ma è vivo? E mo ti portavo il cadavere, che è venuto a uno. Senti che vive. No, perché non si sente proprio. La puzza, dici? No, è vivo. No, le parole, le... Ah, cioè, l'abbaio. L'abbaiare. No, non so se perché ci metto, io lo fodero, il cestino, lo fodero con un panno nero, così la luce non filtra. Se non verrà la luce non abbaio. Ma come fanno gli uccelli? Ma perché te ne intendi? Tenevo un merla una volta, poi se ne è fuiuto. Non sapevo. Sì, sì, sì. Te lo faccio vedere, perché le avrei, perché è uno spettacolo. Sì? Uno spettacolo. Che è, allora? No, dico, che fa? Zomba, no? Ma cazzo? Ma che c'è una molla, HD, è un chihuahua, mica. I chihuahua sono chi li canna tantilla. Ma quando sono tantilla sono disgraziati. Ma non di sciocchezza. Vado, Michele, vado ad aprire. Vado ad aprire, tieni di forte. 1, 2, 3. Mamma mia! Che? Quanto è piccolino! Ma dove stai guardando? Allora. In quest'angolo qui, no, questo è il pupazzo, è il giocattolo, questo è Pecos Bill. Ah, tu sto qua. Cocco Bill sta sotto la copertella, e là, ne Cocco Bill è il suo pupazzo Pecos Bill. Tenono lo stesso cognome. Sì, sono frate. Ma qua cognome, vieni qua, dammi la mano e accarezzalo. No. Perché non vuoi accarezzare? Mi fa impressione. Perché? Mi sembra viscido. E non capito uno, vieni a casa. No, vabbè, aspetta tu, Di la verità, è viscido? No, però è ispido. No. Sai che c'è? Che c'ha un eczema di quelli un po'... Viene dall'Africa, sto eczema, non so, una cosa curiosa. Si gratta la povera bestia e si fanno gli scurzatelli e diventa rasposo, pure io. Vabbè, toccate, No, no, è abituato. Sei no, io ho toccato io. Sì, sì. Lo tocca chiunque, è abituato da chiunque. Guarda là, si sta svegliando, guarda. Oh, guarda là come...
E che fa? Subito gioca, appena si sveglia. No, si sta stiracchiando. No, no, chi le sta giocando che i biglie vetere, chi le si magne? I biglie. Signor... Ma dove vede i biglie? Gesù, guarda, sono così grossi. Queste due qua, argente, quei riflessi violacei, quella ponte russa e verde. Salute! Sono l'occhio. Ehi! Ma sono grossa, sa? Enormi! È tutto occhio! Coccobillo è tutto occhio! È tipico della razza Chihuahua! Ma è una brutta razza che sa qua, Dove è? Caccabiu, scusa! Nonno, vabbè! Scusa, scusa, caro! Mi sono dimenticato di avvisarti, è sordo! Pure! Perché è puro? È assurdo, si è arrugnata. No, dico... oh, ma non si è arrugnata, è proprio così di razza, è mignon, è piccolo. Ah, non ha preso acqua, diciamo. E ha pigliato un maglione di lana, ma qua l'acqua. È sordato, quello mo lo vedi così rovinato perché è una cataratta. Pure, tiene. Cataratta, sì. E c'ha qualche lieve reumatismo. Ah, ecco. Ah, coda, infatti, non la muove, sennò... E poi saltellava sempre, perché c'erano i reumatismi, sennò già ti stava saltando addosso. Ah, meno male che tenevi i reumatismi. Come meno male? No, ti, faceva, sennò... ti festeggiava, dico. No, sennò... Questo è un cane longevo, c'ha 16 anni. Ah, si è porto buono. Oh, questo è il cane di mia nonna, questo è prima di Cidoro. Ci vogliono in martellato. Qua martellato. Ci vogliono anni, anni, altro che... Questo era il cane di mia nonna. Morta mia nonna, passò a mia mamma. Morta mia mamma, è passata a me. Io sto partendo per gli Stati Uniti. Ma purtroppo è male sto cane. Dove è? Guarda. Guarda, mica lì, guarda. Cocobel! Mostra, fai vedere i canini, i tuoi canini a zio Michele. Ma perché l'ha fatto pure le cucciole? I canini, dentini. Ah, io avevo capito, i cagnolini. I cagnoli, arremettivi, i cagnolini. Sotto la pancia. Ma non ce l'ha la pancia. Non te n'ha. È stato operato, svuotato, ci hanno messo una cosa dentro artificiale. Guarda quanto è... Ma come campo sto cane? Non campo, campo. Quando uccida questo? Guarda, mostra, guarda quanti bei dentini c'ha, quanti sono parecchi proprio, Sì, sì, ce n'ha 56, la mascella davanti è più sporgente. 56? Fa. Sì, sporge di più la mascella, povera bestia, infatti non chiude bene. Gli diamo da mangiare da sopra noi. Ci buttiamo così, però. Meno male che noi ne teniamo 56 alla coppa, sennò ce l'aveva buttata così. Sarebbe venuto male. Si azzeccava. Si attaccava su, hai capito? E dunque, Michele, questo cane a me mi dà tenerezza, ma adesso mi fa pena, perché io sto partendo. Dico, vive solo con me. Con nessuno. Io mo parto. Parti. Non abbandonando, permettere. Bravo, bravo, non lo voglio abbandonare. Allora che ho pensato, Michele? Che hai pensato? Dico, che ho pensato? Mi tengo una mezza idea, ma non sono sicuro. Cioè? Eh? Che idea c'hai? Fammi sentire. No, fammi sentire la tua, fammi sentire. Ma perché, qual è l'idea? Dimmi. Fammi sentire prima la tua. Perché non me la vuoi dire? Non vorrei dare io l'idea a te, capite? Michele, io ho pensato che non mi sentirò tranquillo se non lo affido a una persona, appunto, fidata. Bravo. Al mio più caro amico. Più caro amico. Chi è, Michele, il mio migliore amico? E chi lo sa, però come si fa? Non si può dire. Non voce. Non voce. Michele! Il mio migliore amico. Michele! Viva Michele! Viva! Sta facendo purissimo. Viva Michele, guarda com'è con te. No? Ma perché ha capito? Come? Vuoi rimanere con zio Michele? Sì. Ma niente che è sud. No, legge il labiale. Nonostante la cataratta, diciamo. Ce l'ha. Ha un occhio solo. Sfortunata sono stato. Chiuro qua, chiuro. Pigliaria, se no pigliaria. Pigliaria, è freddo. Allora, Michele, ti fa piacere questo pensiero che ho avuto per te, gentile? Mamma mia. Non ti vedo convinto. No, ma quello è proprio l'inizio, poi mi passa un momento iniziale, capisci? Ci sei di entusiasmo iniziale. Di entusiasmo iniziale. Dove lo metti? E dove metti? Così, vediamo. Troppo lontano da noi, peccato. Mettilo un po' più vicino. Ma ti piace sicuro, Michele? Sì. Mi raccomando, trattamelo bene, non voglio avere pensieri. No, non ti preoccupare, però mi piglio tutto quanti i pensieri. Fosse solo questo. Tutto qua? No. Vuoi sapere se sono venuto solo per questo? No. Dice perché è venuto solo poco. Pareva strano. Che ora è, Michele? Che ora è? Finito torna, sì.
Come, mo vi deve venire? Sono le 11, mo sa com'è contenta che sta pure cagnolino? No, come sono contento io, sapessi, mo che torna. Allora, Michele, ti voglio raccontare un episodio divertente. Un episodio che mi ha fatto compagnia in questo periodo di sofferenza, diciamo così. Allora, io avevo un desiderio. Quando ho saputo la notizia, ho detto, sa che desidero? Un desiderio che mi accompagna da quando sono ragazzo e accompagna anche te, se non mi sbaglio. Andare a letto. Con chi? Volevo soddisfare il desiderio di andare a letto. Con chi? Indovino con chi. No, ma come... A Marchesa de Riccardis. A Marchesa de Riccardis. Esattamente. Le... Brava, la moglie e l'avvocato... aspetta... Lubrano. Ma dici tu come fa? Che fai? Che ho fatto? Ho parlato con Papa Leo, Rocco. O sai, Rocco? Rocco, Rocco. È un amico comune. Lui viene di sotto. Lui viene di sotto. La signora Marchesa... Allora gli ho chiesto, senti Rocco, fammi una cortesia. Io sto per morire. Ma fai questa cortesia, va a parlare con la de Riccardis e chiedi un appuntamento. Ma ha procurato l'appuntamento! Con la Marchesa? Con la Marchesa. E allora? L'hanno arrestata. Ma un appuntamento? Ma che si scema, quale appuntamento? Può fare la droga! No, non sai, l'affare droga! Me l'ho scordata, Ma non può che droga! Magari non può che cocaina, che sarà stata mezzo chili! Ma pure un chili! È povera, sa porto via! Secondo me la Marchesa de Riccardi si può drogare. No, secondo me la Marchesa sa da drogare. Sa da drogare! Me la vado e parolavo! Ma come me l'ha arrestata? Io non ho potuto fare più niente, ci sarei andato a letto. Vabbè, mica era una cosa sicura. Ma che io andavo da lei col certificato medico, Marchesa de Riccardis. Qui c'è il certificato medico. Io sto per morire, la desidero da quando sono piccolo. Abbia pazienza, posso venire a letto con lei? Come diceva, no. Ma che stai dicendo? È una donna così generosa, per lei sarebbe stato un gesto di carità cristiana. Beh, certo, forse la Marchesa con il certificato non avrebbe rifiutato. Ma secondo me nessuno rifiuterebbe. Non sono d'accordo, vabbè, non lo dire. Qua nel nostro paese siamo alla Santa Inquisizione. Qua se una donna facesse un gesto del genere invece che la sua generosità verrebbe messa subito in risalto la sua depravazione. Ma questo è assolutamente vero, bravissimo, ma questi sono meschini, bigotti. Vedono il sesso come il diavolo. Diavolo, io lo sto scrivendo qua per l'articolo. Ma tu sei un giornalista spregiudicato. Spregiudicatissimo, figurati. Tu sei un uomo brillante, laico. Ma quando mai ci hai tenuto a queste sciocchezze, sti pettegoli tu? Tu sei un marito, per esempio, non sei geloso. No. Non sei geloso. No. È sicuro. Qualche volta il minimo, ma non. Ma no, neanche il minimo. No, neanche come il fai minimo. A sentire mica è una sciocchezza? No, neanche il minimo, neanche noi il minimo. Siamo uomini al di là di queste fessarie. Molto al di là, sì. Una donna, Michè, una donna che accettasse una proposta simile, cioè di andare a letto con un moribondo, secondo me dimostrerebbe una grande bontà d'animo. Guarda, ti dirò di più, se una donna mi venisse a chiedere di soddisfare il suo desiderio di stare con me, io accetterei senza battere ciglio. Oh, vero? Tu stai allupato, è normale. Successa. Il problema è il contrario. E certo. Se tua moglie accettasse una proposta del genere... Cioè, ma quale proposta? Quella di cui stiamo parlando, di andare a letto con un moribondo. Ah, ho fatto un moribondo. No, ma sai, per una donna è molto, molto diverso, Roberto, sai? Tu dici? Sì. E perché? Mondo Sacci dice perché, ma è diverso, però. Non sono d'accordo. No, io sono d'accordissimo. Ma con chi? Io sono d'accordo con me stesso. Comunque, meno male che né mia moglie siamo persone importanti e famose come la Marchesa de Riccardi. Che importanza ha la notorietà? Che c'entra? Io Frida la vedo senza la deformazione della notorietà. Beh, che significa? Che mi piace lo stesso. Chi? Tua moglie. Mia moglie? Ti piace? Ma no, poco, assai, mi faccio i pazzi. Sì, è una bella donna, ma niente di che comunque. No, Michele, non me la sminuire. Prima di tutto è svedese. No, la mamma è svedese. E te pare niente, il sangue materno è un marchio indelebile. Frida è svedese, con tutto il carico di sensualità e di fantasie erotiche che questa nazionalità comporta. Frida è una patana, senza malizia, sei una donna ingenua. Non avrà malizia, ma un corpo invidiabile. Mica vogliamo parlare delle gambe di tua moglie? No. Non so coscia. Sono antenne paraboliche di una iperbolica immaginazione collettiva.
E il volto di Frida, quel volto dai tratti nordici, dal colorito mediterraneo, la linea sinuosa del naso che le dà quell'aria misteriosa, e la bocca, quelle labbra carnose, rosse. E russette. Ma qua russette, mica. Mica la bocca Frida non è una bocca, è una schiocca cerasa. Stasi guardando proprio buono, eh? Sì. E mica io soltanto, c'è tutto un gruppo di estimatori, siamo tutti amici che ci avremmo sabato a Rommene. Okay, senza le mogli, si mettono là e Frido qua e Frido là, tu non puoi sapere. Ma che sei d'assai? Oh, è un club che fa sempre nuovi iscritti, mica per noi Frida è un mito, è un evento proprio mitologico, leggendario. Frida non è bella, Frida è bellissima. Grazie, grazie. Ma non ne manca una questione estetica, è la carica, grazie, di sensualità e di erotismo. Frida è proprio buona, Frida è più che buona, Frida non fa ma non arrapare. Oh, vabbè! E tu non mi fermava, c'è pazienza, ma su. Queste sono le liriche, sì, che... Sì, sì. Travessa fa male, no? No, no, questo mi fa bene, anzi. Allora? Allora che? Posso andare a letto con tua moglie? E riso. Vabbè, mi hai fatto morire. Ma ci ho creduto che veramente mi avevi chiesto sul serio questa cosa. Che ho fatto una faccia proprio, guarda. È il mio ultimo desiderio. C'è un altro, non lo tieni. Mica, ma tu ti sei offeso? Io? Ma quando, ma figurati! No. Ma mica sei geloso! Geloso, ma qua geloso, figurati, si fissaria qua, si fissaria, che dici? Allora, sì. Posso andare a letto con tua moglie? Sto morendo, mica. C'ho poche probabilità di sopravvivere. Chi dice 10? Chi dice, c'è pure chi dice 10, certo. È vero. Dica, chi dice 5, voleva dire. È logico. Chi dice uno? Ho capito, vabbè, ma ha già morito. Ho capito, vabbè, ma si proprio... Ha già morito. Ho capito, vabbè, io te lo farei pure questo favore, no? Però appena ci pensi, ma vai una chiagna, no? Io non ci posso pensare. Tutto quanto a mamma. Te la do. Perché? Ma ti sto dicendo, sono il tuo amico più caro, sì o no? Sì. E allora, io sto per morire. Tutto quanto a morire, vabbè. Sì, sì. Ma i prima... Mica, ma che sarà mai? È un rapporto sessuale. E che diamine, ma sei o no? Il giornalista spregiudicato che hai detto, lo sei o non lo sei? Io qualche volta sì. Come qualche volta? E allora? Io e Frida, in fondo, che dobbiamo fare? Metterci a tavola e mangiarci un piatto di spaghetti insieme. Voi vi mangiate, a me mi resta un colpo stomaco. Niente di me. Mica, guardami negli occhi. Guardami negli occhi. Dimmi una cosa. Tu mi vuoi bene? Un dand. Stefano, qui? Ma che fai? Dormi, è arrivato il notaio, ti vuoi calmare, sì o no? Ma che hai dormito sul divano? Ah, ma approfittiamo adesso che Cico dorme, che dobbiamo parlare con il notaio del testamento, che se Cico sente, quello è capace di tutto.
Prego, prego, notaio, prego, buongiorno, si accomodi. Buongiorno, buongiorno, la può situazione parlare? È sotto controllo, bene, ne sono assai soddisfatto. Abbassa voce. D'altra parte avevo molta fiducia in voi, avendo io conosciuto i vostri genitori, le loro qualità morali. Non potevano non avervi educato secondo le regole e i comandamenti della migliore tradizione laica e cristiana, può anzi parlare? Mi si conceda, vorrei meglio dire cristiana prima e laica poi. Può parlare? Di che si tratta? Ditemi tutto, sono a vostra completa disposizione per un massimo però di 18 minuti esatti. È da consumarsi la più completa concentrazione, non devi dare una spiacevole quanto inutile perdere tempo prezioso, oltre che economicamente gravosa. Noi ci siamo visti una ventina di giorni fa, se non erro, era un 20 di agosto, giorno più, giorno meno, guardano la cartella, controllo, esatto, in quell'occasione ho aperto il cuore e le volontà della vostra povera e cara madre. Io ho capito, solo povera e cara madre, non dà. Possiamo parlare a bassa voce perché Cico dorme, sediamoci un momento e parliamo del testamento. No, per ma cosa come importante. Siete padroni, avete non solo il diritto ma addirittura il dovere di parlarvi, esprimermi ogni vostro dubbio, ogni disagio, io sarò pronto a darvi tutte le spiegazioni, a sciogliervi ogni riserva, dite, dite, liberamente, forza, ablate. Ma che scherzo, come? Ablate. Noi siamo nervosi, come a che andiamo a ballare, non dà, no, non avete capito, è grave la situazione. No, avete ballate, no? No, non ho detto ballate, ho detto ablate, spagnolo. Ah, siete spagnolo, complimenti. Io prima pensavo che parlavate veloce, perciò non si capiva. Io parlavo spagnolo, cos'è va? Ma chi parlava spagnolo? Allora parlate con Esteban, io vado a controllare se Chiquito repueva. Andale, scappate, scappate, fai che presto, fai che presto. Ma che ha fatto? Se ho capito bene, sta scherzando? Non ve lo so di questo fatto qua. Vabbè. E forza, dite, dite. Su che argomento devo dire? E io che ne so? Questo qua che se n'è andato adesso si chiama Enzo, mio fratello. Torna subito e vi racconta tutto lui, perché in questo momento intendo proprio... Ah, capito, parlando... Mi sento proprio bene. Io la vedo troppo sconfortato lei, eh? Lei deve reagire. Non esiste proprio. Non esiste. Io capisco che la perdita di una madre crei un vuoto incolmabile. Non parliamo proprio. Lo so, ma lei deve farsi coraggio. Lei ha una moglie? No. Ha dei figli? No. Ed è a loro che deve pensare per farsi forza. Enzo! Dunque, sono già passati 3 minuti e mezzo e voi continuate a trattenermi con argomenti futili e dannosi al raggiungimento dei nostri obiettivi, no? Eh? Che sono? Enzo! Che strilli, che si sveglia Cico, notaio, vi ha spiegato tutto. Ha detto sempre Enzo. Certo, si impressiona perché voi parlate spagnolo, che problema c'è? Ma chi parla spagnolo? Adesso glielo spiego io in italiano. Allora, notaio, noi vi abbiamo chiamato per nostro fratello Cico, che non sta bene con i nervi. E appunto per questo che nostra madre abbiamo registrato nel testamento che egli, Francesco, il fratello più fragile dei tre, manca sempre sotto la vostra tutela. E noi abbiamo iniziato tutte le pratiche per ottenere questo affidamento. Dopodiché si darà inizio alla divisione del patrimonio materno, rigorosamente in 3 parti uguali. Quando vedete questa qua, la bocca che si muove, voi dovete stare fermo con questa qua, altra bocca, perché se si muovono 2 bocche insieme non si capisce. Allora io adesso, noi in Italia, quando muoviamo la bocca significa che parliamo, a meno che non stiamo sott'acqua che sono i pesci. Ma quando fai così che si sente il suono, sta parlando, tu non devi fare così, devi stare con la bocca zitta così. Se tu muovi la bocca, io sto con la bocca zitta così. Tutte e due così, no, così, così. Sì, così, così, sì, così, no. Chiaro? Molla. Non l'avete capito? No, scusate. Non ha capito? No, ho capito. Ma che state facendo con sti pupazzi? Che è sta cosa? Cerco di farmi capire. E parli che no, la capisco. Notaio, la cosa è grave. Noi ci siamo resi conto che non possiamo più rispettare le volontà di nostra madre. Madre, bravissima. Non è possibile. Ci andiamo... Cico non può rimanere in questa casa. Assolutamente. No. Accanto a lui ci vogliono specialisti, bravissimi. Medici, infermieri, gente del mestiere, psicanalista, psicologi, gente che cura il cervello. Ma che vogliamo fare tutte le leghe della sanità, ho capito? Avete capito? Diciamo personale medico e paramedico. Medico originale, qua parame. No. Non ho detto paramedico, ho detto paramedico. No, originale. È originale. Esatto. Col camice. Ho capito. Non basta. Camice, sì,
mica solo il camice. Vabbè, proprio la laurea. Senta, deve... arrivi al dunque, non mi interessa. Al dunque, che voglio dire? Che io e lui, che siamo i suoi fratelli, non siamo adatti a stargli accanto. Accanto, perché? Dite. Perché io sono un musicista, che ne capisco dei nervi. Certo. Lui poi stava per sposare una donna ora. E perché ci racconti così? Ma una filippina? Ma che filippina? No. Oh. Una polacca? Una polacca. Ucraina, di dove? Italiana. La cameriera italiana, che ci sei strano? La cameriera, uno dei soci, qua cameriera. E che è la donna? Una squillo. Nel senso di una... Ehi! Complimenti! È tutta un'organizzazione a delinquere, la suocera e la figlia stanno d'accordo. Voi telefonate e dite la parola d'ordine. Pippo Baudo e Capellone. Pippo Baudo è un presentatore televisivo. In Spagna è più famoso Raffaella Carrà. E allora va passa a bambole. Bambole, che volete fare? E basta! Ma che se ne importa uno dai sta facendo? No, che cosa? Era interessante invece. Chiedo scusa, Nota. Sì. Chiedo scusa. No, prego. Non è questa la notizia. Lui si arrabbia quando parliamo di questa cosa. Chissà perché, eh? Allora, notaio, noi abbiamo scoperto una cosa molto grave. Mamma mia. Gravissima. Mamma mia. Assai grave. Molto grave, ho capito. Molto grave. Noi, fate bene attenzione. Sì. Abbiamo scoperto che Chico ha fatto morire nostra madre. Madre! Per non farla soffrire. Sire! Ha usato la morfina. Guarda. La tenevo sotto a mattonella. Ho capito! Oh! Ma che è? Oh, che ripetete qua dietro? Che ma perché sei tu che ripeti? Fa l'eco! Io mi credevo che era la voce, amica, faceva voce, ma che si sì. Ma cosa da pazzi? E ripete tutto! Ma è proprio, io non lo so! Ma veramente non lo so! Ma che stai prendendo in giro? Ah, vuoi finire, ora? No, perché sto scosso, avete capito? Ho capito, sbagliato! No, cercate di calmarvi, capisco che siete scosso, però... Chiedo scusa, fate pace, no, vabbè, ma non c'è bisogno della mano. Ci tengo, ci tengo. Vabbè, facciamo pace, Scambiamoci un segno di pace tutti. Sì. Siamo in armonia. È finita la messa, ce ne possiamo andare? Che state facendo? Allora, avete capito? Chico ha fatto morire nostra madre. Madre! Ma cominciamo un'altra volta, mo. Ho capito. Sicuro? Certo. Perfettamente capito, la notizia è scioccante. Bravo, scioccante, dica belli parole che trovo, va. Belli parole, scioccante. No, per uno che non sa la lingua, dico. Ma qual è la lingua? Ma quello deriva da shock, questa shock. Parola. Non da sciocco, shock, sì, da sì. K. Shock come stock, 84. La K, il K, K, doppia K, K, la macchina. Scappa senza S, K. K, come scioccante. Dite K? Scioccante. Ma due C o due K, scioccante? Ma così scemo, scioccante con due C. Due C. Perché viene detto in italiano. Se poi vuoi mettere, fa una C e una K. Ah, si può fare? Sì. E dipende, così puoi scegliere, no? Avete deciso come si scrive scioccante? Sì? Volete che mando un insegnante italiano? Non lo so, ma che state facendo tutti e due? No, è valutato. Io ho detto scioccante, ma bravo, noi abbiamo una dissertazione su scioccante. Noi pensavamo che non sapevate, vabbè. L'avete detto proprio liscio liscio. Bravo. Liscio liscio. Bravo. Senti, ma che avete bevuto tutti e due? Niente. Scossi, troppo scossi. Allora, se ho capito bene qua... Chico ha fatto morire nostra madre. Ho capito. Come, si è scordato lei, avete visto? Cioè... Per non farla soffrire. Soffrire, diciamo... Se ho capito bene, eutanasia. A noi ci ha detto che è stato lui. Beh, e chi c'entra? Voi invece che dite? Io ho detto eutanasia. Lui dice che è stata la zia, chissà perché. Che ha detto? Ma voi, perché, quale zia dite? Antonietta. Ma che è sta zia? La sua mamma. No, chi l'aveva? Che stavano in contrasto. Ma che mi importa? E chi è zia Carmela? Ma chi è conosce le zie vostre? Scusa. E voi è stata la zia? Non ho detto è stata la zia, ho detto eutanasia. È una zia. No, è una zia. Sono due. Levate le zie. Eutanasia. È nata zia. No. Eutanasia. È... Silenzio qua dietro. Non va a bene. E ripete tutto. Ma che diavolo. Non lo fai così. Ma come si fa? Sta roba. Non va bene.
Ma già non ci capiamo. Questa è casa mia, però. Ho capito, che dovete ripetere per forza a casa vostra. Madame, ma che c'entra in casa? Non è se così arrogante. Comunque, sa, capite questa parola? Arrogante. Ma voi mettete a girare come si scrive arrogante? No, detto a lui. Allora, visto che ripetete tutto, sapete che significa eutanasia? Una volta sapevo, non mi ricordo più. Stai zitto. Allora fate silenzio e lasciateci parlare. Ah va, dai parlare a noi che ci capiamo. Questo capisce tutto, quest'altro. Allora, vi spiego che cos'è l'eutanasia. Grazie. Visto che non sapete che cos'è. Una parola vostra, diciamo. Mia. Sta scritto sul vocabolario, se andate a vederla. Trovate. Si usa anche oggi. Si usa. È diventata di uso comune, capito? Di uso comune, tranne qua che non sapete niente, vabbè, lasciamo. Comunque, eutanasia, vi spiego. Eutanasia. Eutanasia. Ecco l'accento. No, senza accento, dove l'accento? Ah, allora congiunzione? No, attaccato. Congiunto le. Congiuntole. No, congiuntole. Eutanasia è tutta una parola. Senza la separazione. Ma perché? Da sta separate per forza, è tutta una parola. Dopo la E. Ma no, dopo la E, durante la E, cioè insieme alla E. Eutanasia. È una tasia. È una tasia. Una tasia. No. No, tasia, la zeppola, si dice, no? Ma che te la zeppola in bocca io? Voi no? No. E come mai? E perché devo parlare così, no? No, pensavo che si diceva Fiat. No, non si dice zia, eutanasia. Si dice. Eutanasia, con la S normale. Ah, per evitare il suo difetto, mo vanno con la dente destra. Mo tra poco non me lo faccio dire più eutanasia a voi, che mi spacco i due incisivi davanti. Com'è possibile che non mi fate parlare? Siete pazziani. Ma che sto pazziando? Com'è possibile? Allora, eutanasia. Sì, ho capito. La parola è semplice. Eutanasia. Significa eutanasia? No, non significa eutanasia. Vi spiego che significa, se no non significa niente. Allora, eutanasia sarebbe... Sarebbe. Noi. Vabbè, sì e no. No, sì e no. Assolutamente è l'atto. Chiaro? Il latto. Il latto per bere. Ah, un lattuccio. Un lattuccio. No, il latte è il latto. Il latte tutto al più. Le latte. Il latte è il latto e lo atto. Le latte, le buatte. Ma che buatta? L'atto, è l'apostrofo atto. Ah, la voce. Ecco, c'era la posta. Come io faccio capire la posta? L'atto! Come ve lo faccio la posta? Quando si scrive si capisce. Ma uno dovrebbe sapere l'italiano, lo sa. Dio mio. Allora, si va. Dio mio. Mamma mia. Va bene. Ma mi fate del possibile. Ma è una un'agitazione esagerata. Esagerata. Che dobbiamo dire noi? Voi dite l'atto, che devo dire io? Ci stiamo sforzando di capire, che non diciamo noi. E venite qua in Italia e volete pure insegnare, ma che... un po' di tolleranza tra tutti qua. Ma che tolleranza? Tra i popoli. Non ho capito. Ma che c'entra la tolleranza? Voi dovete capire che significa eutanasia. Uno non ne capisce e si arrabbia. No, non è che non capite niente. Quando verremo da voi, voglio vedere se... E chi vi apre quando venite da me? Chi vi apre? Ecco, qui. Qua vogliono venire, là no. Allora. Adesso vi spiego. Eutanasia. L'atto inteso come azione, non come quello che si beve. L'atto è il vostro fatto. Atto. Di uccidere. Di uccidere. Una persona. Una. No, vabbè, anche due, non è quello il problema. Insomma, non si sa, è confuso. Si può fare pure una strage con l'eutanasia, va bene? Siamo una parola in fase di evoluzione. No, non è in fase di evoluzione. La parola. No, la parola è quella, e quello significa. Di uccidere un numero imprecisato di persone. Poi che è imprecisato? È imprecisato il numero, non la parola! Guarda, ma ha parlato con meno poco pure, Ma non fate l'eco? Ma perché se parlo con te che qua? E che può essere che capisce di più? No, mi sento escluso. Vabbè, allora, l'atto di uccidere alcune persone, avete capito questo? Ripeti. E fa così con la testa, avete capito sì o no? Sì, ho capito. Ah, benissimo. Di uccidere alcune persone, però, per non farle soffrire. Questo... È quello che ha fatto Sico con nostra madre! Come non casa, è già in fronte, è logico! Lo sto dicendo da mezz'ora! Poi che ci siamo capiti finalmente! Ci siamo capiti, che c'è? Loro la chiamano eutanasia! Ma no, con sta zeppola a mucca, è eutanasia! No, ma scava, che è eutanasia! Madonna, mi raccomando la massima discrezione, se la notizia arrivasse alla polizia, Sico subirebbe un processo che non potrebbe sopportare. Ecco, non precipitare, scandisci, se no non ti capisci. No, io capisco, ma lo vedi già come sta nervoso? Lo so. Si sente isolato! Parla piano, parla! Sto scosso, quindi ho parlato. Madonna, l'ho capito che state scosso, l'avete detto 20 volte. Dite quello che dovete dire. Non lo farsi dire straniero. Straniero, a me. Vabbè, lui. Se la notizia arrivasse alla polizia, cioè arriva, vabbè, arriva, è meglio. Arriva. Non lo so, che volete dire, arriva o arrivasse? Io dovrei dire arrivasse. E dite arrivasse, andiamo avanti. Vabbè, se la notizia arrivasse alla polizia, Cico potrebbe subire un processo. Cico potrebbe subire un processo che non potrebbe. Ah, ci mise troppi, potrebbe, forse.
Ma mettete un'altra 4 o 5, tanto comunque non si capisce niente. Il succo qual è? Che Cicco non deve andare alla polizia, deve andare in clinica. Non deve andare in galera. In galera, voglio dire. Ma ora, ora, ecco. La domanda è questa. Ma che? Se particella scarupati, se particella scarupati, mettiamo Cicco, noi siamo tre fratelli, no da? Questo più corto so io, vedete? Questo... Sì, guardate a me, guardate il più corto. Se mettiamo Cicco in clinica, clinica è facile, ospedale, poi noi, vi scavalco, due, così e tre, così e due. Noi due abbiamo comunque... Comunque, diritto alla nostra parte di eredità. Oppure con l'accento, pure, senza accento, oppure il testamento viene invalidato. Che sono sti mosse? Mosse? Oh, mimato! Perché state facendo questi gesti? Oh, mimato! Per fare cosa? Per farvi capire! Con i gesti tutti sbagliati! Perché tutti sbagliati? Ma che mosse avete fatto? Se abbiamo diritto! Diritto? Diritto! Cioè, non storto sarebbe! Alla nostra parte! Parte, come si può fare? Parte! 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 Ho capito, il trenino! Che uno saluto di eredità, o il testamento, due parole, testamento, no, è fluido, testamento, unito, viene invalidato. Questo non l'ho capito. Quando uno rimane invalido, invalidato, hai fatto sciangate, chi l'è nato con lo sciangate, è quello dei cinesi che si butta le mazzarelle colorate e devi pigliare una alla volta senza far camuovere. Quello là si chiama Shanghai. Shanghai è passato remoto, chi c'ha c'è? Signorale, io Shanghai, e la capito. Sì, Shanghai, io Shanghai, tu Shanghai sei lì Shango, non è la cosa. Shangassimo, come si dice? Croce da pazzi. Avete capito? Ho capito, io voglio sapere solo una cosa, dove ha studiato l'italiano vostro fratello? La stessa scuola mia. La quale scuola ha chiuso definitivamente dopo di voi. Sì. È fallita. Me l'immaginavo. Ha chiuso quella scuola. Ha chiuso quella scuola. L'hanno chiuso. Chi ha chiuso? L'hanno chiuso. Comunque la domanda era chiara. Che è successo? Niente. Perché mi vuoi? Non posso ridere. Mi fa un segno, mi fa. Mi ha fatto un segno. Io faccio i segni. Mi ha fatto un segno. Commissario, non è che se... Commissario. Ma questo è stato almeno io, commissario. Sono scosso. Ho capito. Sono scosso, commissario. Cosa da pazzi? Siamo scossi tutti e due. Ho capito, state troppo scossi. Vedete di fermarvi. Dottore. Mamma mia. Troppi commedie. Troppi commedie. Troppi commedie. Allora. Tutto insieme. La domanda era chiara. Se mi posso permettere, i gesti facevano schifo. Va bene? È opinione vostra. No, noi qua in Italia così gesticoliamo. Ma in Italia dove? A Napoli. A Napoli, boh. Comunque, la domanda era chiara, la risposta è semplice. Se possiamo mettere Cicco in clinica. Allora, le volontà della persona che ci lascia sono da ritenersi puramente di obbligo morale, quindi non giuridico. Mamma mia, che brutta cosa che avete detto. No? Ma brutta che? Ma questa è grave assai. Ma grave chi? Ma perché fai il presunto? Ma che conosci lo spagnolo? Capisci lo spagnolo?
E allora che ti impressione? Mo se lo spiega in italiano e sarà una fessaria. Ah. Magari non è neanche la risposta qui. Mo la risposta arriva, ha detto la premessa, no? Ah. La premessa in spagnolo, mo? Sì, sì. La sostanza, la dite in italiano. Io ho detto una premessa spagnola. No, date che siete spagnolo, ho detto, forse... No, ma voi chi vi ha detto che io sono spagnolo? Voi avete parlato spagnolo appena siete entrati, un quarto d'ora. Avete raccontato prima la barzelletta, avete visto solo voi. Siamo arrivati qua, abbiamo fatto un accoglimento, che si è capito, povere calà. Qua avete detto, non ci pensate, ballate in Spagna, balliamo, ballate, ballate, ballate. Ah, mo capisco, dove nascere vivo. Ma di che abbiate, quando ho detto ablate? Qua l'avete detto. Ma che paura, che è quando l'ho detto? L'avete detto, no? Sì, l'ho detto. L'avete detto, allora basta. No, che basta, che se uno dice ablate è spagnolo. Ma uno che non è spagnolo che va a casa della gente che già danno l'esaurimento nervoso e si mette a parlare spagnolo. A blate mangiare con la ombra stralista. Ma che ragione? No, 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 non ha ragione niente. E come no? Ma mica sono entrato a cavallo di un toro qua dentro io. C'è bisogno di parlare. Io ho detto solo a blate. E perché l'avete detto? Ma così, per fare una battuta. Ma in spagnolo. Ma non qua tengo a vostro fratello. In spagnolo. E perché proprio in spagnolo? Perché sono state 3 giorni a Ibiza quest'estate. E questo è un altro problema. No, che problema? Che siete andati a trovare i parenti a Ibiza. Ma parenti? I parenti tu, sai, no, 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 io non ne ho parenti in Spagna. Ah, quindi solo voi siete spagnolo, diciamo. Ma state scherzando? Ho capito. Stefano. Ma cos'è, uno scherzo? Ho capito tutto. Sono morti tutti i parenti, mi dispiace. Ma, ma la faccia... andate al funerale. Ma qua funerale, sono vivi i miei parenti. Oh. Oh. E come si sono salvati, poi? Non ho capito. Salvato. Ma da cosa? Ma perché c'è stato l'attentato? A chi? Ovvero. Ma cosa? E come hanno, dove l'hanno messa la bomba? Raccontate. Ma che è successo? Non so niente. Ma dove sono scappati? Ma chi? I parenti, dove sono scappati? Perché ci hanno messo la bomba? Ma dove gli hanno messo la bomba? Non lo so, sotto la casa. Ma perché dovevano mettere? Telefonate o telefono che avevo un numeraggio che ma voi non sapevate niente? Un numero verde della bomba? Non sapevate niente voi? Ma che cosa? I miei parenti stanno a casa loro, stanno bene, mi bene, auguro. Cioè, quindi non è saltato il palazzo. Ma quale palazzo? La Spagna. Ma che c'entra la Spagna? I miei parenti stanno in Italia. Fortuna, meno male. Ma perché che fortuna? In vacanza. Sono italiani. Chi? Terrorista. Mo tra poco fa diventare italiani gli spagnoli, pur di non capire. I miei parenti sono tutti italiani. E tutti? Tutti. Mancano un nonno, una nonna. Niente, manca uno spagnolo in famiglia. E allora perché voi siete spagnoli, non si capisce? Gesù, io come... Ma non è che state in incognito? Ma incognito? Che non si può sapere, no? Dai, dita la verità. Vabbè, ah, non i tassi, sui tassi. Vabbè, ho capito tutto, sentite, io non posso Monte vendere. Carlo? Sì, a Monte Carlo. E poi cominciamo con Monte Carlo, ma... No, che è andata a Monte Carlo, che là non si pagano i tassi. Vede, vedi questa pezza? Che devo fare con questa pezza? La pezza della cucina. Dovete stare 6 mesi all'anno a Monte Carlo, sennò va a chiappa. Io mi mando 6 mesi all'ospedale, sennò mi fa... Senti, mo vi faccio vedere i documenti e... No! No! No, no, da non cacciate i documenti in questa casa, fa morire di qua. Se cacciate una patente si apre una pizzeria davanti a voi. Fa morire di qui la pizzeria, lo vedete qua davanti a voi che ci sta? Non lo vedete che ci sta? Guarda, sentite. Piano piano, che ci sta un muro? Il forno a legna! Forno. Non lo sentite il calore del ceppo che brucia? Assolutamente. Io non so come siete abituati in Spagna, non da... Ma... Oh! Un'altra volta con la Spagna! Ehi! No, se la deve smettere di dire che io sono spagnolo, guarda. È vero. Mi guardi negli occhi. Non lo devo dire. No, 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 lei deve dire la verità. Io sono italiano, lo dica. Io sono italiano. No, io sono... Senta, dica che io sono italiano, lo dica. E fallo contento. Ma che fallo contento? Io non sono italiano. Siete italiano. Ma come l'avete presa questa fissazione? Per aver detto ablate, come mi avevano detto. Lui diceva... Non suggerite. No, 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 no. Io sono italiano, nato in Italia, da genitori italiani. Vivo in Italia dalla nascita. 3 giorni a Ibiza divento spagnolo. Non può... Ma che non mi trovo ciò? Che... No, no, che... Ma state a posto osso? Scusate, l'avevo visto... E si è messo addosso. Sentivo un calore, sentivo. Mamma mia. Mi credevo che era il forno, mi credevo. Bravissimo, poveriello. Poveriello. Madonna, che paura mi sono messo. Avete sentito il calore del forno, no? Per un attimo ho detto, mo mi giro e lo vedo. Ha sentito il calore? L'ho sentito, forte. Benvenuto tra noi, Notà, nella famiglia. Ma chi vi conosce a tutti no, e due? Di quelli che sentono il calore. Vabbè, sentite. Ci volete dare, Madonna, questa risposta? Mi levate solo una curiosità. Sì. Ma siamo sicuri che Cito è l'unico che non sta bene in questa famiglia, è vero? Madonna, pure voi state... No, io sto scosso. Scosso, cioè me lo dimenticavo. E voi invece è stata una bellezza, devo dire, complimenti. A me mi salva la musica. Figurati. Io ho scritto un brano. No, prego, prego. Io ho scritto un brano per Sanremo, daga. Un brano? Non l'avete sentito ancora? No, non sento Sanremo. Non l'ho pubblicato.
Non l'avete pubblicato? E pazia da da. E pazia da da. E pazia da da. E pazia da da. 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 Wow 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 wow. Olè, lo spagnoleggiato un poco per voi. Mo spassionatamente mi dovete dire che cosa ve ne pare di questo pezzo. Ma proprio senza peli sulla lingua. Ma sinceramente proprio? Sinceramente, vi ha preso al cuore? Ma ha pigliato lo stomaco, che è sta porcheria? È il mio brano per Sanremo, secondo me sarà un successo. Secondo me è l'ultimo anno di Sanremo, se c'è sta canzone. E dopo che fa? Siamo lavati la pancetta. Allora no da. Mamma mia, che schifo, santo. Che volete fare? Come vogliamo fare con Cico? E come vogliamo fare con Cico? Perché capisci dire la musica, io mi aspetto un futuro radioso. Sì, giusto. Diteci. Diteci, voi non capite, come faccio? Allora, cercate di parlare... Più semplice. Italiano. Perché come ho parlato fino a mo'? Ma comincio un'altra volta con la Spagna passo un guaio oggi. No. Fallo parlare, stai. Bastia. Allora, in altre parole, visto che fino ad ora non ci siamo capiti. Bravo. La condizione di cui sopra. Ha guardato sopra? Ha guardato sopra. Non sapevo. Perché sopra tu dove guardi? Sotto? Ma di cui prima? Ah, vedi, sopra. Però. Sopra nel senso di testa. Oddio mio. Vabbè, quella cioè che vi obbligherebbe a vivere con vostro fratello Francesco. Cico. E da ritenersi semplicemente, come posso dire, semplice, un desiderio della defunta, che voi due potete rispettare o meno, senza per questo cambiare in alcun modo la legittima possibilità di dividere il patrimonio secondo la legge, e cioè tre parti uguali ai tre discendenti diretti, quali che siano i loro comportamenti, ma che se è meglio con lo mamma, eccetera. Sapete fare questo? No. Guardate come si gira il braccio. Il braccio sto. Sì. Dai, guarda. E che le fai? Sì, che? No, è perché tu un bro, fai quelle cose. Ah, io ci ho fatte. Cerchio dritto. Vabbè. Sapete fare? Sì. No, non lo so fare. E chi le fa karate? Attenzione. Sì? Che cintura siete? Marrone. Mamma mia, complimenti. Chiaro. Marrone. Comunque, sono giunto a una conclusione. Nella vostra famiglia si è sviluppato tutto tranne il cervello. Credo di aver capito. Non ho capito. Non avete capito, tanto che c'è bisogno che... Quando mai avete capito? No, è una novità che non avete capito, non capite niente, quindi... Allora, no, la risposta. Ma basso con i giochini, la risposta. Perché avete fatto qualche altra domanda che mi sono perso? No, la domanda è... Se mettiamo Cico in clinica, oddio, abbiamo diritto alla nostra parte di eredità? Madonna, ma cominciamo un'altra volta. Come ero fatto le pupazze? Parlo io, allora. Com'è? Allora. Avete capito quello che ho detto? Io la risposta l'ho data. Uno... Sicuro? Cioè, questo non sono sicuro. Non avete capito? La verità? Sincero? Ma si è capito. No. Voi avete capito? Nella prima parte mi sono distratto un po', lo giuro. Che avete capito dalla seconda parte? Eccetera. No, dai, spiegate più facile, abbiate pazienza, perché siamo agitati. Non era mai successo una cosa del genere. Ma manco a noi. La prima volta, veramente. E chi vi chiamava un'altra volta? Certo. E chi ci veniva, dite, piuttosto. Ma è questione di principio che vi voglio far capire. Bravo, dovete. Quello, sforzandovi, uno impara la lingua. No, voi dovete imparare proprio a capire. E noi dobbiamo continuare a parlare così. Sapete, quelle full immersion. Full immersion, sì. Tra poco ve la faccio io nella vasca da bagno, la full immersion, a tutte e due. Voi uscite da qua che sapete parlare. No, io esco da qua che dalla finestra, se non la finisco. Allora. Dunque, vediamo se ci capiamo così. Questo è più facile di così, non ci riesco. Allora. Isord. Pesetas.
No, io passo un guaio con vostro fratello. Le lire! Che sono sti pesetas? Ha detto le pesetas? No, dai, però pure voi vi siete un attacco a briga esagerato, però. Che significa? Quello ha detto le pesetas, cominciamo un'altra volta. Ma l'ha battuto, fa. Non fate battute spagnole. Va bene, faccio non più. Non ho senso dell'umorismo. È chiaro? Allora. Mamma mia. Esorda, le lire italiane. Bene? Sì. Ve li potete. Le lire ve le potete, scusate. No, no, i sord ve li potete. No, vedete le lire? No, ho detto dopo, era un inciso. Le lire ve le potete. I sord ve li potete, le lire... Ve li potete. Le lire ve le potete. Aspetta, da, tu. Aspetta, le lire ve le potete, tu. Sol... Oddio. No, dai, l'euro com'è? Non ho capito. A capire la consecuzione è difficile, mo, vuoi dirmi una cosa difficile? Vabbè, va bene lo stesso. No, 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 semplifichiamo. I sord ve potete... Tronco. Tronca. Piglia! Oh, abbiamo diritto alla nostra parte di eredità. Bravissimo, però c'è una piccola postilla che aggiungo io, sì. Me ne dovete comprare tutte medicine, tutti e due. Ma chiedo scusa, notai, ma il nervosismo da dove nasce? Voi fate che siete spagnoli. Ma che è spagnolo, un'altra volta. Ma che c'è di male a essere spagnolo? Ma lo sapete che Napoli è stata dominata dagli spagnoli? E anche dai francesi, allora. E infatti, chi mi piglia per francese, chi mi piglia per spagnolo? Sì, sono nato con Demolo, che c'entra? Ma infatti, voi dove abitate? Ma non dite sciocchezze. Voi scusate, per curiosità. Ma voi dove abitate? A Napoli. Bravo, a Napoli dove? A Napoli, Napoli. Sì, ma a che parte? Bravo, a che parte? Che parte, in che senso? La strada. Via Roma. Si chiamava Via Roma? Sì, ha cambiato, non so chi prima. Ah sì? A Bassolina la cagna. Si muore di nuovo. No, prima. Prima, prima. Vabbè, lasciamo, stiamo. Comunque non c'è niente di strano. Non si chiama più Via Roma, e si chiama Via... Via, non si capisce. Vabbè, Via Toledo. Vai, aspetta! Che c'è? Via Toledo. Quartieri... Spagnoli. Oh,